più, se no non c'entra più. 7,3 giga, quanto è la chiavetta? Spero sia 8, vediamo. Ricorda che sia vuota allora. Quanto ti dà disponibile? 7,18 e tu devi caricare 7,3, non ce la fai. Non ce la facciamo. No, perché 7,18. E noi mandiamo via questo. Ora c'è solo questo. Speriamo. No, arriva la gente, è sempre un po' di ritardo, però per le meno un quarto di solito siamo pieni. Posso mentolare un po' di
Allora, benvenuti, buonasera. So che questa sera è complicato perché ci sono scioperi dei treni, forse addirittura anche di una parte dei mezzi pubblici, quindi magari qualcuno arriverà in ritardo, però più di tanto noi non possiamo aspettare perché il tema è importante e abbiamo molte cose da dire. Allora, questa sera il tema generale, lo sapete da programma, è l'ambiguo nel noir, nel senso una forma di alterità, visto che il tema è pur sempre io e un altro, che è l'alterità non proprio dichiarata, un'alterità interna, un'alterità soggettiva, una duplicità, una molteplicità. E il cinema noir, i film noir, da un certo punto di vista presentano diversi spunti in questo senso. Allora, per parlarne abbiamo invitato Alessandro Agostinelli, che è uno storico del cinema, che al noir, e in particolare al noir americano, ha dedicato molto lavoro, molta ricerca. Questo è il libro, diciamo, che me l'ha fatto conoscere, che si chiama Una filosofia del cinema americano, individualismo e noir, pubblicato da ETS. Difficile da trovare, ma adesso io ne posseggo una copia. Il noir è un tema su cui Agostinelli ha lavorato molto, ha pubblicato anche dei saggi in libri collettivi, ma volevo segnalarvi altri due libri belli, appunto interessanti. Uno è questo, che si chiama La società del giovanimento, perché l'Occidente muore senza invecchiare. Direi che è un titolo e sottotitolo geniale, molto, molto interessante. E un lavoro più monografico, che è Un mondo perfetto, i comandamenti dei fratelli Coen. Se qualcuno di voi ha visto in giro, ha visto adesso nelle sale Ave Cesare, diciamo che siamo abbastanza in tema, anche lì era un contesto tipo Dieci Comandamenti, tipo Ben-Hur, insomma sapete bene di cosa stiamo parlando. Allora, lui sarà il primo a fare la relazione, perché abbiamo invertito l'ordine, perché appunto, essendo lui uno storico del cinema, c'è da impostare il tema del genere e, come lo chiama lui, del surgenere. Adesso vi spiegherà lui che cos'è un surgenere. Ma appunto, prima prendiamo dimestichezza, anche se magari molti di voi da cinefil, insomma, conosceranno bene il genere noir, però insomma, uno che ci ha studiato sopra ci dice bene in che cosa consiste. Dopodiché io farò invece un approfondimento su una cosa specifica, che è la morale dell'eroe noir, l'etica dell'eroe noir. Però è chiaro che andiamo dal generale al particolare, che è più saggio che fare il contrario, almeno in questi casi, dal punto di vista didattico. Prima di tutto questo, volevo fare una brevissima appunto, introduzione, che in qualche modo abbiamo un po' concordato, semplicemente per delimitare il campo, e poi perché, come sapete, io ci tengo particolarmente a che noi vi forniamo degli strumenti bibliografici, indicazioni, filmografie e altro. Per cui cominciamo con un teaser, o meglio con un trailer in realtà, che vi dovrebbe creare il clima appropriato a questa serata. Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese Falcon. 600 years the Falcon has carried the mystery of a fabulous wealth under its grotesque wings. I could tell you 1,000 tales of the men and women who have hunted this evil bird. But every story has the same ending. Murder. Listen to these incredible people, all consumed by their passionate greed for the Maltese Falcon. What have you ever given me beside money? Have you ever given me any of your confidence, any of the truth? Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else? What else is there I can buy you with? Who, I won't play the sap for you. I haven't lived a good life. I've been bad. Worse than you could know.
you're talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. I take a lot of writing from you, I'm gonna take. Get up and shoot it out. Stop it, the police will be here any minute. Now talk. Oh, how can you accuse me of such a tip? This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. Ecco, allora, il clima è chiaro, avete riconosciuto questo, non bisogna sottovalutare i trailer, anche facendo questo tipo di corso mi sono accorto di quanto siano importanti perché creano l'atmosfera, ridanno l'atmosfera del film quando sono fatti bene. Qui c'è l'atmosfera di tutto il noir, questo è il noir capostipite, scusa se dico questa cosa, non voglio anticipare niente. 1941, da Dashiell Hammett, il film è appunto presenta Sam Spade, quindi Humphrey Bogart, detective, insomma proprio una serie di cose capostipite, appunto non sto a dilungarmi tanto, ma intanto abbiamo il clima, abbiamo l'idea, abbiamo questo personaggio forte e appunto problematico, perché in realtà ha dei tratti che non sono esattamente quelli di un eroe tradizionale hollywoodiano, sono quelli di un eroe un po' ambiguo per l'appunto. Allora, sì, non, ecco. Questa è una minima bibliografia di testi recenti in italiano, in testa il libro di Alessandro Costinelli, un libro che ho trovato carino, utile, piccolo, niente di speciale, ma simpatico, questo di Christian Caira sul neo-noir dell'edizione Il Foglio, perché il noir ha una storia che ha un inizio e una fine, ma poi è rinato e risorto e si è diffuso e poi appunto è un surgenere in realtà, per cui c'è il noir di mezzo, il neo-noir, ce n'è di tutti. Anche un altro libro ben documentato è quello di Massimo Locatelli, di Vita e Pensiero, perché noir, come funziona un genere cinematografico. Vabbè, quel Mereghetti lì è una selezione dei 100 capolavori, è molto utile per dire va bene, mi voglio fare la mia filmografia dei 12 noir più belli, no? E lì vado, lì ce lo trovate, ne trovate 100, ne scegliete quelli che vi piacciono di più. Poi il libro di Venturelli è quello più paludato, accademico, uno studio molto corposo, pubblicato da Einaudi, sull'età del noir, con uno studio analitico dello stile, dei temi, degli autori, dei personaggi e così via. Avanti. Questi sono, anche questi ve li lascio, poi magari ve ne parla Alessandro, ma sono gli articoli o i libri che hanno fissato l'idea del genere noir. Io appunto è una diapositiva che troverete poi sul sito, fra l'altro lo ricordo, tutti i materiali che vi presentiamo e che i relatori ci hanno dato, e ce l'hanno dato quasi tutti direi, li trovate poi sul sito di Casa della Cultura sotto calendario in corrispondenza della data dell'evento, dopo qualche giorno naturalmente, perché devo consegnarli, caricarli, no? Ok? Per cui questo è materiale per voi. Quindi questi sono quegli articoli che hanno fissato l'idea del genere noir del 46, i due articoli fondamentali di Nino Frank e di Jean-Paul Chartier, che sono un genere americano definito dai francesi, Bord e Chaumeton, che fanno poi il panorama nel 55, quando ormai il genere è finito, e poi Paul Schrader, che in realtà colui che in realtà consacra l'idea stessa del genere noir negli Stati Uniti con un libro del 70, in realtà molti anni dopo. Avanti, proprio qui Alessandro ha molto di più da dire di quanto ne abbia io. Anche qui una semplice selezione idiosincratica, finché volete, dei noir capitali, no? Qui avevamo appunto il Maltese Falcon di John Huston, quelli in rosso sono quelli appartenenti al noir classico dal 41 al 58, il primo e l'ultimo, poi anche su questo si discute naturalmente, queste partizioni sono
decisamente discutibili. Trovo abbastanza convincente l'idea che Touch of Evil sia in un certo senso un noir, ma su questo magari discuteremo. Però quello insomma è l'epoca classica. Poi c'è una fase di mezzo in cui il noir sembra scomparso, in realtà ci sono dei film capitali, e poi ricompare fortemente con nuove caratteristiche e una nuova modalità di presentazione, ma con gli stilemi classici dagli anni 80 in avanti. Ce ne sono solo tre indicati, ma ce ne potrebbero essere molti altri. Avanti. Ecco, un'altra caratteristica rilevante del noir è che ha delle fonti molto precise, molto facilmente rintracciabili e dichiarate. Anzitutto le fonti letterarie, la letteratura hard-boiled, e quindi questi autori, proprio gli script sono spessissimo presi da romanzi o scritti direttamente da questi autori, da Sean Hammett, James Cane, e lì vi ho messo alcuni dei titoli che sono titoli di romanzi, ma voi li conoscerete anche come titoli dei film, Raymond Chandler soprattutto, ma Cornel Woolrich, che è molto, molto poco conosciuto, It Had to be Murder, è il titolo di un suo racconto, ma è La finestra sul cortile, è Hitchcock, che anche lì non si sa bene se sia un noir o no, però insomma siamo nel clima. E le fonti cinematografiche, anche su questo si può discutere naturalmente, ma avete visto Le ombre, il gioco di ombre, Such a Strange Drama, nel trailer, il gioco di ombre, quello era Murnau, quello era l'espressionismo tedesco, quello era Lang, che tra l'altro è uno degli autori. Il neorealismo italiano, per il fatto che l'ambiente è l'ambiente cittadino, urbano, povero, e viene rappresentato con crudo realismo, senza infingimenti, senza edulcorazioni. E poi sorprendentemente il realismo poetico francese, perché c'è un'immagine dell'eroe e della situazione drammatica che richiama questa l'idea del realismo poetico come appunto un uso molto simbolico dell'immagine e anche del dialogo. Va bene, questo era diciamo, una carrellata velocissima. Un'ultima cosa, ne parlerò io poi dopo. C'è una letteratura sulla filosofia del film noir, oltre al libro di Alessandro Agostinelli. Sapete, lo ricordo spesso, c'è questa film and philosophy o film studies, sembra ormai un'area disciplinare molto diffusa nei dipartimenti delle università anglosassoni. Mark Conard ha pubblicato almeno due raccolte di saggi collettivi, cioè di diversi autori, sul film noir. Una è Philosophy of Film Noir e l'altra è Philosophy of Neo Noir. La prima è stata tradotta in italiano e qui, allora, è una caratteristica comune che, come succede troppo spesso, ma soprattutto coi noir, la traduzione dei titoli dei film è un disastro, è una violenza assoluta. E questo succede non solo con i film, ma anche con i libri, perché Philosophy of Film Noir, che è un titolo serio, e diventa Platone suona sempre due volte. Io questa cosa non la tollero, va bene? Cioè, è una cosa per cui dobbiamo dare in pasto a dei deficienti una cosa che loro possano in qualche modo, no, intuire che gli piace, gli piacicchia. No, cioè, Philosophy of Film Noir, perché bisogna abolire, bisogna passare per questa roba tipo Platone meglio del Prozac? Cioè, non ci siamo, mi spiego? Va bene, non ho altro da dire su questo adesso lo possiamo lasciare. Io lascio il campo ad Alessandro, che ringrazio molto di essere qui. Ci siamo appunto conosciuti per questa occasione. Sono sicuro che avremo molto da condividere. Il viaggio sarà ancora lungo, ma abbiamo capito che ci sono molte cose che ci accomunano. Ti ascoltiamo volentieri, sai, conosci i tempi, la scena è tua. Bene. Allora, grazie a tutti di essere qua. Io spero che questa pen drive sia ormai piena, perché vi ho portato a vedere un po' di scene di film che ho scelto in questi giorni, e vediamo, e partiamo subito insomma. Ecco, allora, scusate, credo che ci siamo. 10 secondi, addirittura, sono 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1. Parleremo, non parlerò molto, però farò una breve introduzione che non ha niente a che vedere col noir. Scherzo, parlerò un po' del rapporto, ma brevissimamente per darvi, eccolo qua,
Due dritte che forse qualcuno meglio di me ha già trattato all'interno di queste serate, di questo corso, che però credo che siano importanti, e cioè il rapporto tra il cinema e la filosofia, insomma, per farla semplice. Siccome noi oggi siamo pieni di immagini ovunque, in realtà una delle questioni più importanti del nostro tempo è proprio l'attività del guardare. Una cosa che è piena di immagini è il cinema, sostanzialmente. Che cos'è? Un'arte popolare prodotta con mezzi industriali e ha stimolato nel corso degli anni, dalla sua nascita in avanti, molte riflessioni filosofiche, storiche, psicologiche, eccetera, anche questioni politiche, se vogliamo, perché il cinema americano, per esempio, nell'immediato dopoguerra ha riscosso un grande successo nelle aule parlamentari, per esempio in Gran Bretagna moltissimi deputati hanno iniziato a dire una cosa, che le signore, le donne inglesi avevano doppia cittadinanza, e cioè quella cittadinanza che le portava nella vita quotidiana a fare la spesa e altre cose in Gran Bretagna, e poi a regalare la propria immaginazione agli Stati Uniti d'America ogni volta che entravano in un cinema. E questo, come dire, nel corso del tempo, fino a tutte le critiche del cinema europeo, Wenders che disse il cinema europeo va difeso con le armi e con l'immaginazione, è uno dei temi che ha messo a confronto spesso come dire, l'Europa e gli Stati Uniti sul tema dell'immaginario. Il punto di tutte queste interpretazioni in realtà è che non ci aiuta spesso a capire che cosa stiamo facendo quando andiamo al cinema, perché la funzione del cinema non è sostanzialmente quella di spiattellare semplicemente le questioni morali dell'umanità. E anche chi ne fa un uso strumentale a altri fini, filosofici, artistici, psicologici e per altre discipline, forse spesso non fa troppo i conti col fatto che il cinema determina molto più della televisione il nostro grado, la misura proprio, di immaginario, cioè misura nel tempo la nostra capacità di guardare, la nostra competenza di guardare, cioè come noi vediamo il mondo. C'è un filosofo, Merleau-Ponty, che si è occupato di cinema, che sostiene che il senso di un film è incorporato nel suo ritmo, come il senso di un gesto è immediatamente leggibile nel gesto stesso. E dice Merleau-Ponty, il film non vuole dire nient'altro che se stesso. Ci dice qualcosa di molto preciso che non è né un pensiero né un richiamo ai sentimenti della vita. Cioè non è banale questo aspetto, perché spesso noi ce ne dimentichiamo, molto spesso ce ne dimentichiamo, e c'è la consapevolezza del cinema come produttore di immagini e di conseguenza di apparati immaginari. Un altro critico, che è Jameson, sostiene che i film sono un'esperienza fisica e come tale vengono ricordati, immagazzinati interamente in sinapsi corporee che eludono il controllo della coscienza, cioè arrivano a un altro livello, ok? Quindi la nostra sfera cognitiva, la metodica delle nostre rappresentazioni del mondo che ci facciamo, passano attraverso ciò che entra nella nostra mente, appunto, con le immagini. Quello che Bergson definiva materia, ok?
diceva, chiamo materia l'insieme delle immagini e percezione della materia queste stesse immagini riferite all'azione possibile di una certa determinata immagine. In modo più specifico, moltissimi anni dopo, De Kerckhoff chiama brain frame questa roba, cioè il modello epistemologico e concettuale che una tecnologia veicola. C'è un altro filosofo americano che si è occupato del tema e che l'ha cercato di comprendere in un sintagma, in una formula che è mente-cinema, McGinn, e cioè la questione della struttura dell'immagine che il film costruisce. Allora, nel libro che il professor Mordacci vi ha fatto vedere, questa roba qua ho cercato di definirla con un altro sintagma che è inventario immaginario, cioè una doppia struttura di senso che gestisce da un lato il rapporto dello spettatore col film e dall'altro il rapporto del messaggio film. Ok? Dico questo perché in realtà noi pensiamo che, come dire, attraverso le immagini costruiamo, come dire, una materia che, come dicevamo prima, spesso non passa dalla coscienza, o comunque non passa a un livello cosciente, e quindi in realtà dobbiamo pensare che il cinema è stato e continua ad essere uno dei linguaggi più importanti della modernità. Non è soltanto il prodotto dell'industria occidentale, ma anche spesso la testimonianza di culture che non sono neppure dentro a quello che è il sistema della comunicazione. Possiamo solo pensare al cinema afghano, a quello iraniano, a tante esperienze che abbiamo visto nell'ultimo decennio salire, diciamo, all'ordine della cronaca della critica cinematografica. Quindi il punto, e concludo questa parte introduttiva, diciamo, il punto qual è? Che spesso quando noi andiamo a vedere i film e a confrontarci con questi temi, in alcuni casi l'approccio, diciamo, che noi non vogliamo, mi sembra, perché ne abbiamo parlato anche con il professor Mordacci di questo aspetto, che ci sembra che ci siano due modi, diciamo, che forse non sono propriamente adatti, è che tutti coloro che cercano di individuare nel cinema quei temi del riferimento filosofico alla letteratura, come era una volta, all'arte figurativa, al teatro, cioè si tratta temi di interesse universale cercando di parlare di cinema, ecco, questo approccio non ne aiuta a descrivere lo specifico del film e quindi, come dire, non può affrontare le questioni più propriamente cinematografiche. Ancora Merleau-Ponty, il film non è destinato a suggerirci come storia edificante una concezione generale della vita. In questi approcci spesso cosa succede? In questa prima parte, questo primo modo, diciamo. I film osservati si analizzano solo esclusivamente nel loro impianto morale. Okay? In definitiva è il tentativo di raccontare il film attraverso la filosofia. Gioco molto bello e divertente per chi conosce la storia della filosofia, inutile per capire il film. La seconda modalità di confronto tra cinema e filosofia è quella di coloro che cercano di raccontare la filosofia attraverso i film, che è un esercizio molto più accessibile a chi legge, a chi guarda, chiaramente, può fornire grandissime suggestioni che restano però nel campo filosofico e non approfondiscono il versante filmico. Il rischio di queste due modalità, di queste attività, è di non generare alcun discorso compiuto né in termini filosofici propriamente detti né in termini filmici. E quindi si rischia di far diventare queste rispettive analisi o personali schede filosofiche dei film o personali schede filmiche dei vari pensieri filosofici. Allora, tutto questo, come dire, ha un senso che sia chiarito, perché oggi, appunto, ogni giorno della nostra esistenza è permeato di immagini. Ora, noi non siamo il ragazzo pazzo che ha visto 5 volte in 2 giorni Scream e il giorno dopo prende a pugnalate la compagna di classe, ma è successo, ok?
è successo, è vero, è un pazzo, ok. Però, come dire, se ne è occupato Jost di questo argomento, no? E ha detto, sì, è vero, ma la responsabilità di quell'omicidio è del ragazzo. Però responsabile di tutto questo è il rapporto che si crea, dice Jost, tra il ragazzo e il film. Cioè, a forza di sentir trattare le finzioni come mondi possibili, non ha capito che la finzione è, o dovrebbe essere, un punto di vista ontologico radicalmente differente dal nostro mondo reale, che poi anche lì ci sarebbe da discutere. Quindi, se pensiamo che Platone faccia meglio del Prozac, tutti siamo d'accordo, che Woody Allen se la giochi con Socrate, che dopo Aristotele è venuto Spielberg, è pur vero che la filosofia è un sistema argomentativo complesso e che il cinema ha strumenti specifici di interpretazione. Per cui, se non andiamo dentro ai temi in maniera abbastanza approfondita, c'è il rischio di offrire apparati conoscitivi o monchi o inadeguati. Perché, come sostiene ancora Jost in maniera abbastanza evidente, oserei dire, le recenti evoluzioni dei generi televisivi, stavolta, rivendicano di parlare in nome del reale con una tale forza, insistenza, veemenza, da convincere molta parte del pubblico che questi generi televisivi colgono il reale meglio di qualsiasi documentario, al punto addirittura di giustificare il termine di telerealtà, Real TV o come lo volete chiamare, i talent, i grandi fratelli e tutto quello che volete voi. E quindi, cioè, diventa forse urgente che noi sostituiamo tutti i belli slogan del Platone che suona sempre due volte, forse con una concezione che pensi e che proprio pensi all'audiovisivo tenendo conto della sua specificità. Ecco, questa era una cosa che io volevo dirvi, perché credo che al di là di tutto ci sono alcuni autori che hanno trattato questo tema e che in realtà, come diceva anche il professor Mordacci, nella bibliografia, l'ultima parte, diciamo, anche lì dentro ci sono alcune argomentazioni valide in questo senso. Detto ciò, che cos'è il noir? È facile a dirsi, anche se, come dire, c'era un critico americano degli anni 70 che diceva, ma è più facile raccontare e spiegare tutti quanti i generi cinematografici di Hollywood che il noir. Non è vero, boh, forse sì, però insomma, andando a vedere bene, forse qualcosa si può dire. E si può dire qualcosa partendo da un dato che riguarda non tanto i film in sé, la storia del noir, ma soprattutto forse un gap che esiste tra, cioè non è che ci sia una critica che è più avanti o un'altra che è indietro o meno. È vero, il noir è stato originariamente codificato dai francesi, e quindi Nino Franco, cioè tutti quelli che abbiamo visto in quella fondamentale bibliografia che c'era prima. È pur vero che la critica francese, che per prima si è, come dire, prodigata su questo argomento, ha lasciato un po' il passo, diciamo. Successivamente, diciamo, negli ultimi anni, soprattutto con la riscoperta del noir dalla metà degli anni Ottanta, per intenderci sono due film sostanzialmente che sono ripartiti e che sono, uno era citato che era Brivido Caldo di Lawrence Kasdan, l'altro è Blood Simple dei fratelli Coen. Diciamo che da qui siamo ripartiti con questo genere, e anche la critica italiana, insomma, si è data da fare in questo senso. Quello che non è mai successo, almeno fino a pochissimi anni fa, è che le due maggiori critiche europee, francese e italiana,
sul cinema, si sono confrontate di malavoglia con la critica cinematografica americana. Questo ha prodotto una serie di equivoci sostanzialmente nel corso del tempo, però insomma si può rimediare, nel senso non è questo il punto, o meglio lo è per capire la storia della critica di questo genere, ma diciamo che adesso abbiamo avuto gli strumenti adeguati per poter far fronte, diciamo, a questo tema, come dire, di incomunicabilità, no? Come diceva Dino Risi, parlando male di Michelangelo Antonioni, dice: quando vado al bar chiedo un caffè in espresso. Ma a parte questo, diciamo che io sostengo che il noir sia un surgenere, lo sostengo da tanti anni, non sono il solo, mi ha aiutato un po' a sviluppare questo tema un americano, un critico americano, si chiama Charles Derry, ed è, lui parla di genere ombrello, cioè, apri l'ombrello e sotto ci sta un po' tutto quello che ci può stare per ripararsi dalle intemperie del noir, che quando piovono sono cose serie. E quindi perché il surgenere? Per un motivo banale forse, e cioè che come dire, il noir classico, noi sappiamo che inizia in un periodo preciso con un film preciso e finisce in un periodo preciso con un film preciso, però forse noi dovremmo fare i conti con tutto quello che c'è stato prima, e questo ce lo dice non uno storico del cinema, non un filosofo, ma un signore che si chiamava comunque Erwin Panofsky, uno storico dell'arte, un critico fondamentale, che ha scritto un saggettino piccolo, dove lui dice: sì, è vero, ci sono i generi di Hollywood, perché a cosa servono i generi? Servono all'industria cinematografica per codificare, diciamo, e vendere meglio da un punto di vista di marketing quel particolare oggetto che, se si chiama commedia sentimentale, io veicolerò sui rotocalchi di attualità in un certo modo, se è noir veicolerò in un altro, eccetera eccetera. Bene, lui dice però a Panofsky: fermi un attimo, allora c'è questo genere che si chiama noir, bene, ma anche il genere gangster, ma anche la commedia sentimentale, dice, ma insomma, ma se io vado a vedere, e noi parliamo solo del noir stasera, come nasce questo genere, no? Allora, il Falcone Maltese, ok? Falcone Maltese del babbo di Angelica Houston, e dice: ok, si parte con quello, perché? Perché sì, perché tutti determinano che sia quello il film. E poi dove si finisce? Beh, insomma, proprio classico, non più del 55, ragazzi, perché sennò poi, no? È come quello che dice: ma mi piaceva molto, mi piacevano gli U2 quando facevano il rock, non dopo, insomma, bisogna fermarsi perché poi dopo si contamina. Allora, Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, ok, va bene, Rapina a mano armata ci stiamo più o meno tutti, va bene. Falcone Maltese, Rapina a mano armata, più o meno anni 40, metà anni 50, questa è la codificazione, qua ci mettiamo una bella etichetta, tassonomicamente funziona, torna tutto, musealizziamo questa roba e c'è una specie di didascalia come quel quadro che ci spiega perfettamente che il noir inizia lì e finisce di là. Benissimo. Poi negli anni 80 escono fuori ste robe, uno dice: bah, forse, però dice: sai, magari è un'impressione, magari boh, è solo la follia, che ne so, di John Tuska o di qualche altro critico cinematografico americano, può darsi. Poi ti leggi questa ostia del Panofsky e dici: ma forse, fermi là, cosa dice Erwin Panofsky? Dice una cosa santa, secondo me. Dice: vabbè, è solo uno storico dell'arte, poteva venire in mente sta roba. È facile, dice. È talmente banale. Che succede al cinema? Al cinema succede che ci sono i fratelli Lumière e Georges Méliès, ok.
il reale e il fantastico, documentario e la fiction, la luna, le scenografie, e di là il treno che arriva alla stazione. Vabbè, che succede dopo? Succede che qualcuno comincia a mettere con il montaggio alternato varie storie, Griffith, Pastrone, Cabiria, che non è di Gabriele D'Annunzio, dimenticatelo, D'Annunzio diceva Pastrone, dice, non posso usare la parola, ma dice, quando venne a vedere all'Itala Film a Torino, quando venne a vedere il film per scrivere le didascalie, prese la sedia e si mise dove sono io adesso a guardare il film. Pastrone dette fuori di testa, chiaramente, disse, guardi maestro, che si guarda di là, un po' più lontano, se no non vede niente. E quindi, vabbè, diciamo, questi qua raccontano un po' narrativamente sta roba. Ok, Hollywood dice no, però allora io ho un problema. Governo Giolito, non so, partono un sacco di italiani e vanno negli Stati Uniti, partono un sacco di irlandesi e vanno negli Stati Uniti, cioè gangsterismo, eccetera. E quindi inizia già ai primi del Novecento, non dobbiamo aspettare Al Capone. Prima, molto prima, due decenni prima. Panofsky dice, Piccolo Cesare, un altro film di Murnau, un'altra roba, cioè, ma è facile, questi sono gli incunaboli del genere. Quindi, se noi prendiamo per buono il fatto che, secondo il Panofsky, esistono degli incunaboli di genere, allora vuol dire che io posso pensare che se il noir non è cominciato proprio con il Falcone Maltese, ma i prodromi del noir, delle atmosfere, delle arie di noir, stanno già prima, cioè in questi incunaboli di genere di cui parla Panofsky, allora posso anche cominciare a azzardare che dopo il 55 è successo qualcos'altro. E che quindi magari non è rapino a mano armata, ma magari è qualcosa di più. Allora, se io azzardo questo excursus storico, cioè nel senso che una visione di questa codificazione mi fa spostare indietro nel tempo, io posso sperare che comunque mi posso spostare anche in avanti. Allora posso pensare di cominciare a descrivere il fatto che il noir abbia tutta una serie di elementi che più di altri generi cinematografici, musical o altri, persiste in un suo cammino. Poi ci spiegheremo perché proprio il noir. Però adesso conviene concentrarsi sul fatto che c'è questo spostamento nel tempo, prima e dopo. Tutte queste contaminazioni, tutto questo qua, ci fa capire, diciamo, che forse ci sono delle invarianti. Come in urbanistica ci sono delle invarianti che non si possono toccare, anche nel genere noir ci sono delle invarianti. Queste invarianti sono legate sostanzialmente a una cosa molto 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 precisa, cioè una banalità proprio, che se ora la trovo ve la dico. Eccola qua. No, perché vi volevo leggere questo pezzettino di Raymond Chandler che è fantastico. Poi dopo torniamo indietro. Allora, cosa dobbiamo dire? Qual è questa peculiarità? Questa peculiarità sta tutta nella differenza tra due concetti, tra due parole, tra due termini. Investigation e detection. Sono due cose diverse. Sono due cose che producono spesso una cosa simile, ma sono profondamente diverse. Che cosa succede nel noir? Nel noir non è detto che il detective sia per forza un poliziotto, può essere anche un'altra persona. Non è detto che il noir sia il genere dominante in un dato film. Si può anche trattare di contaminazioni di noir in altri generi cinematografici. Ciò che è fondamentale, appunto, è il concetto di investigation, cioè indagine e ricerca. Questa
questo termine, diciamo, al posto della classica detection del romanzo giallo, del poliziesco, che ne so, Montalbano, facciamo così, si fa prima, invece di dire Ellery Queen, per dire. Ecco, questa roba qua è ciò che determina il tema del noir. Cioè, qui ci troviamo di fronte a due termini diversi: indagine e ricerca, e di là rivelazione e scoperta. E Raymond Chandler che dice una cosa fantastica, dice questo: compiere un delitto è semplice, perché lui dice chi uccide lo fa in un momento di forte tensione, con la prima cosa che trova a portata di mano. E lui dice questa cosa meravigliosa, che dice: gli omicidi troppo elaborati di cui si occupano i mostri sacri dell'investigazione, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Philo Vance, dimostrano che i loro creatori, Conan Doyle, Agatha Christie, Van Dyn, non sapevano di cosa stavano parlando. Lui dice: la differenza che introduce il romanzo Hard Boyle, da cui il noir prende ispirazione, è quindi quella che restituisce l'omicidio alle persone che lo commettono per delle ragioni e non per fornire un cadavere all'intreccio. È chiaro? Bene, allora, il noir è questo, è questa frase di Chandler, cioè il fatto che noi abbiamo una cosa completamente contraria alla detection. Non c'è rivelazione e scoperta, ma c'è indagine e ricerca. Stop. Le trame del noir non ci si capisce niente. Se voi prendete un film del noir, dei primi, non si capisce perché accadono delle cose, ma non è quello il punto, non lo dobbiamo capire. È appunto come il caffè in espresso di Dino Risi, che prendeva in giro Michelangelo Antonioni. Cioè, il problema del noir non è fornire un cadavere all'intreccio, ma è che cosa è? È raccontarci il reale. Tanto che quel, come dire, losco figuro di Billy Wilder, quando, che ha fatto uno dei noir più, proprio, possiamo dire, il classico Viale del Tramonto, ok, con un espediente narrativo geniale, no? Perché se voi ci pensate, cioè, tutta la storia viene raccontata da uno che inizia a parlare dopo che l'hanno ammazzato morto in piscina, e già lì, voglio dire, è fantastico. Vabbè, però Billy Wilder diceva: ma quest'anno voglio prendere l'Oscar per il miglior film straniero, farò un po' di inquadrature fuori fuoco, senza troppe luci, un po' scuro. Chiaramente prendeva in giro il neorealismo e tutto quanto, no, all'epoca. Però in realtà il furbacchione, cioè, già anche lui in quel film là aveva usato tutti questi escamotage, perché Viale del Tramonto, come dire, ci sono delle intersezioni narrative che non c'entrano nulla con la storia. Allora, il problema è che quando io parlo di noir mi riferisco a un'aria di noir, cioè a tutto quello che rende un film un possibile affresco noir, e cioè ciò che possiamo definire l'impalcatura generale del film, un abstract construct, diceva David Bordwell. Avevo detto prima di Charles Derry e degli ombrelli di genere, però mi premeva prima dirvi una cosa, e cioè il fatto che in realtà il tema degli incunaboli di genere di cui si parlava con il Panofsky ci dà questo termine di paragone per andare oltre il periodo classico e arrivare alcuni film. Sì, lì non c'è Rapina a mano armata, ma ci dovrebbe stare. Non c'è Out of the Past, Le catene della colpa, ma ci dovrebbe, insomma, c'è una filmografia notevole. E però diciamo che
Il lungo addio, ecco, questo è forse il film che più rappresenta quello che vi volevo dire adesso, e cioè che dopo il periodo classico c'è una rinnovata attenzione nei confronti del noir con nella New Hollywood. Cioè la New Hollywood è tutto quel quel movimento, diciamo, cinematografico americano che parte spesso o dalla televisione o dal documentario, non la New Hollywood, cioè i registi della New Hollywood. Spielberg ha cominciato con la televisione, pensiamo per una roba che deve stare lì, è Duel di Spielberg, che c'entra con noir, tutto, c'entra tutto, e molti altri. Bene, quindi la New Hollywood cosa fa? Riprende in mano il noir. Riprende in mano il noir perché? Ma perché, forse poi lo spieghiamo dopo, per motivi storici, per motivi culturali, per motivi di sentimento dell'epoca, eh? Ok? Forse per quello. E poi dopo, appunto, diceva, di cui appunto il lungo addio di Altman è proprio l'emblema. Io qua ora vi farò vedere delle clip del lungo addio di Altman necessariamente. E tutto questo per dire che perché nasce questo, da cosa nasce e perché nasce? Voi dovete pensare che diciamo nei primi decenni, negli anni 10 negli Stati Uniti, l'ingresso di tantissimi immigrati dall'Italia e dall'Irlanda soprattutto in quel periodo, e anche in buona parte polacchi, anche se in parte erano venuti prima, creò dei problemi grossi. Cioè, e dovete anche pensare a un'altra cosa, al fatto che in quel periodo lì, soprattutto dopo gli anni 30, diciamo che le informazioni non si acquisivano attraverso uno smartphone, perché non c'era. E quindi l'industria editoriale chiaramente sfornava per un numero consistente di abitanti, molto più grande di quello che come dire, eravamo abituati nelle nazioni europee, quindi milioni e milioni di persone, questi famosi rotocalchi di roba infame, che ne so, cronaca vera, roba così, pensate a roba che è così. E se vi ricordate tutti quei fotografi che vanno con il flash e il cartellino press qui sul cappello, ecco, tutta quella roba lì erano scene agghiaccianti di gente che andava a fare le foto agli incidenti stradali, con i morti che uscivano dai finestrini, ammazzati, eccetera, eccetera. Tutto questo, diciamo, è uno degli aspetti, non tutti, uno degli aspetti da cui nasce, diciamo, questo interesse. Perché? Perché il popolino, perché la massa, come dire, leggeva questi rotocalchi, e il cinema si ispira in parte a cercare, diciamo, ora non oserei dire il perturbante, ma se non altro il morboso all'interno di questi argomenti, di queste notizie, di queste informazioni, di questi fatti. Questo era, diciamo, un aspetto fondamentale. E quindi, in qualche misura, la criminalità, diciamo, diffusa in quel periodo era molto alta. E c'era anche una sorta di malessere da parte delle persone. Pensiamo che gli Stati Uniti si sono ritrovati a entrare in guerra nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, con grande incertezza. Non volevano, si erano limitati a cercare di controllare nell'Oceano Pacifico i giapponesi, e poi succede una cosa che prima delle Twin Towers, cioè Pearl Harbor, cioè una roba pazzesca. I giapponesi bombardano questa base militare, affondano praticamente tutta la flotta navale degli Stati Uniti. Insomma, Roosevelt si arrabbia, e quindi si entra in guerra. C'è un clima, c'era stata la crisi del 29, cioè storicamente, diciamo, sono 15 anni molto pesanti per le persone,
E questo, questa pesantezza, questa crisi economica, tutto questo aspetto, cioè infila dentro a questo genere cinematografico. È proprio questo aspetto di crisi che ci pone di fronte a una società malata, diciamo, no? E ce lo dice John Tusca, ci dice... oltre a tutti gli aspetti che determinano il noir, che poi vi dirò, c'è pure quella che John Tusca definiva una visione oscurante del mondo, un punto di vista dal sottosuolo, ma anche invariabilmente il risultato di un confronto con il nichilismo. Ok? Allora, siamo qui, siamo in questo momento. E che cosa sono gli anni 70, quando la New Hollywood, quando questi giovani registi partono dalla televisione, dal documentario e arrivano al cinema? Che cos'è? Sì, va bene, la rivolta, la Summer of Love del 67, sì, va bene, ma che cos'è? C'è un malessere forte, gli Stati Uniti guardano fuori, e guardano fuori in maniera sprezzante spesso, c'è la guerra in Vietnam, c'era stata la Corea, tutta una serie di questioni che... come dire, determinano un grado di malessere sociale forte. Il lungo addio di Altman è forte su questo aspetto. Di nuovo siamo di fronte a una malattia sociale che in qualche modo si condensa ancora dentro a questo genere. Tutto questo cambia dalla metà degli anni Ottanta, e questo viene determinato da quello che poi noi ci troviamo di fronte oggi, e cioè il fatto che è vero, dalla metà degli anni Ottanta, con Blood Simple dei Coen, con Brivido Caldo di Kasdan, passando per Lynch, Catherine Bigelow, David Fincher, dopo Tarantino, eccetera, noi ci troviamo, diciamo, a questa specie di persistenza di genere, eh? Questo è un concetto, diciamo, teorico, no? Diciamo, persistenza, che vuol dire? Vuol dire che la persistenza del genere noir è un patrimonio che ha subito modifiche a livello di fabula, cioè dei dati semantici, ma ne ha subite pochissime a livello di intrecci, cioè di struttura sintattica. È chiaro? Questo aspetto è fondamentale per arrivare a dire un'altra cosa, e cioè che oggi, dopo questi aspetti, gli incunaboli di genere negli anni 10, il genere classico noir, la New Hollywood, dove tutto c'è, cioè il malessere sociale, eccetera, eccetera, la metà degli anni 80 con questa persistenza di genere, e oggi, nell'ultimo decennio, ci troviamo di fronte a un altro problema che investe molto il noir, e cioè la favolizzazione dei generi cinematografici. Come io lo chiamo, un dosaggio adolescenziale presente in moltissime pellicole che trasfigurano in sentimentalismo, violenza, sesso, fiaba, anche i minimi con possibili elementi di reale, ok? Cioè, vabbè, favolizzazione è facile, no? Forse si può restare qui. Perché? Vabbè, le saghe dei vampiri, i supereroi dei fumetti classici, ora c'è Batman contro Superman, o Spider-Man, non ricordo, cioè, una roba pazzesca. Cosa ci abbiamo poi? I pirati, giusto? Le mummie, i maghi, gli elfi e via via, ok? Bene, allora, tutto questo, diciamo, ci pone delle questioni, eh? E queste questioni sul genere, o meglio, sulla persistenza di un genere all'interno anche di questa roba qua, ci deve spingere a, come dire, tracciare... perché esiste poi una parte di neo-noir forte, ci spinge a tracciare, appunto, e a guardare con ancora maggiore profondità tutto quello che viene prodotto in questo tempo, diciamo, no?
a me mi ha fatto molto pensare, sembra quasi una cosa, una contraddizione in termini, lo Skyfall di 007, no? Perché, cioè, narrativamente, se voi guardate bene a quel film, e anche da un punto di vista, come dire, coloristico, stilistico, ci sono, cioè, delle tracce che ci possono far intendere qualcosa, eh? Non è banale. Perché insieme a tutto quello che abbiamo detto, un'altra invariante è quella che, come dire, c'è questa traccia di mistero presente nelle varie storie che rende torbida ogni struttura di potere. Ok? E questo è il noir, se ci pensate, è un invariante in questo senso. È questa ancora una testimonianza caparbia, a volte forse anche inconsapevole in alcuni registi, del profumo di noir, dell'aria di noir, come diceva Roland Barthes. Allora, detto ciò, vorrei tanto bere un bicchiere d'acqua e lo prenderò. Allora, vediamo due cose. Non so quanto tempo abbiamo, ma secondo me altre due ore ce l'abbiamo tutte. E che volevo dire? La New Hollywood l'abbiamo detta. No, ecco una cosa. Oh, allora, queste invarianti di cui parlavamo, no? Queste che abbiamo detto finora, grazie mille. Prego. Favolizzazione, va bene? Allora, vediamo un attimo proprio i temi del noir. Allora, il mistero interno alla storia. Ok? Trama fumosa, regime indiziario, investigation, colori scuri, ambienti bui, carattere diffuso e sociale del male, investigation come unica funzione ordinatrice, e la Dark Lady. Più o meno, diciamo che ci siamo, sono queste. Poi uno dirà: no, era meglio se giocava, ma però, è questa, più o meno siamo qui. Allora, io ho preso 5 pellicole e sono tutte, diciamo, spostate in avanti, quindi dal 47, Out of the Past, che è appunto il terzo, ed è Le catene della colpa, ok? Jacques Tourneur. Allora, ragazzi, il tema è semplice, il noir nasce, c'è scritto dappertutto, non mi vergogno a dirlo, l'espressionismo tedesco, tutto quanto questa roba qua, pochi soldi, produzioni economiche, eccetera, pellicole, insomma, così, e vabbè. Dicevamo, io mi vedrei proprio questa bella scena qua, la seconda, e senza film noir, eh? Questa è proprio, vediamo il play. Guarda un po' chi c'è. Ciao Marca, sono contento di rivederti. Mi chiedo spesso se sei triste senza di me. Ah, sempre lo stesso. Per te il tempo non passa mai. Sigaretta? Sto fumando. Grazie. Fatta colazione? No. Joe, dì al cuoco che abbiamo un ospite. Sì, mi hanno detto che stai lavorando in una stazione di servizio. Lo dici come se fosse una cosa strana? Beh, lo è. È semplice, vendo benzina e ci faccio un piccolo guadagno. Compro il pane e il fornaio ci fa il suo guadagno. Tutti e due campiamo col lavoro. Forse ne hai sentito parlare. Può darsi. Ma non da te. Non volevo urtare la tua coscienza. Coscienza? Molti anni fa l'ho nascosta da qualche parte e non sono più riuscito a trovarla. Dove l'hai cercata? Nel mio portafoglio. Bene, mi sembra chiaro, no? Cioè, qui c'è tutto, è fantastico. Robert Mitchum, Kirk Douglas, è bellissimo, gli dice: vorrei urtare la tua coscienza, e lui risponde: non so dove l'ho messa, l'ho cercata nel mio portafoglio. Cioè, tutto chiaro, va bene? Allora, questo qua è un film del 47 e c'è dentro, come vedete, tutta una roba pazzesca. Invece,
Ecco, questo aspetto, diciamo, di temi, no? Che se volete questo qua era, li possiamo vedere, andiamo indietro e andiamo a Simple Plan. Il Simple Plan, io direi questo, il quarto, eh? Allora, qui aspettate un attimo, questo è un film del 2000. Il regista è un regista di horror, si chiama Sam Raimi, conoscerete senz'altro, è stato per molto tempo l'aiuto regista dei fratelli Coen, poi si è messo in proprio, ha fatto molti horror, insomma abbastanza, e poi nel 2000 ha fatto questo film, si chiama Simple Plan, e in italiano tradotto con Soldi Sporchi, ed è fantastico. Se non l'avete visto, andate a vedervelo perché è veramente un bel film. Allora, che c'entra questo col noir? Tutto. Sono tre. Dunque, c'è questo tizio qua e questo che è Billy Bob Thornton, l'ex marito di Angelina Jolie. Qui però è trasfigurato. Era bello, ma qui sembra bruttissimo. Il fratello intelligente e il fratello scemo. E poi c'è un altro che è lo scemo del villaggio, l'ubriacone, eccetera eccetera. Allora, va bene, che succede qua? Succede che questi trovano per caso, ok, un aereo che è crollato, che è, come si dice, precipitato nel bosco. In questo bosco tirano una pallata di neve, scende la neve e vedono questo aereo, entrano dentro, trovano una sacca con 5-4 milioni di dollari, 4 milioni di dollari, e c'è questo dialogo, ok? C'è questo dialogo fantastico, e poi succedono un sacco di cose. Io credo che questo tema qua, che ascoltiamo qui, in questo film, che si chiama appunto Simple Plan, mi sembra Imi, del 2000, ma io penso proprio che faccia il paio con quello che abbiamo visto prima. Mettiti questa sulla fronte. Grazie. Ti si è strappata la giacca, lo sai? Sì, lo vedo io. Oh mio Dio, venite a vedere, presto! Cazzo. Oh mio Dio. Quanto pensate ci sia qua dentro? Questi sono biglietti da $100, la borsa è piena. Questi sono soldi veri. Cazzo, sì che sono veri. Non fare lo stupido. Perché qualcuno dovrebbe andare in giro in aereo con tutti questi soldi a borsa? Che ti dico? Scommetto che doveva comprare droga. Sì, forse sì, quell'uomo sì, era un trafficante, perché quelli fanno così, si spostano con questi piccoli aerei. Ti garantisco che sono soldi sporchi questi. Soldi sporchi? Che vuol dire che sono falsi? Soldi sporchi vuol dire che sono falsi? No, questi sono soldi veri. Va bene, comunque dobbiamo chiamare la polizia. Sapete cosa facciamo? Due rimangono qui e uno di noi va alla polizia. Che cosa possiamo fare? Aspetta, pensiamoci, aspetta! E se non li consegniamo? Vuoi tenerti il denaro? Se lo vuole tenere, non scherza. Questa è buona, no, è forte. Davvero. Perché non dovremmo? Perché non dovremmo? Sì. Perché andremo in prigione. Perché? Perché? Perché è un furto. Un furto? Sì. Un furto a chi? A lui? Che diamine, a lui non importa più. Perché è morto, vero? Divertente. È morto, non gli importa più, giusto? Ma certo che sì. Importa. Io penso che potremmo metterci la sacca nel furgone e far finta di non essere sì, mai certo, stati. Perché no? Perché no? Perché ci prenderebbero? Ecco. Cosa? Ma chi ci prende? Facciamo così. Tu non entrare in questa storia, anche perché non abbiamo bisogno di te. Meglio, ci saranno più soldi per sì, te. Esatto. Ma vorrei stupirti con un'altra parola difficile, Lu, ma il termine complice non ti dice niente. Andiamo, è una stronzata. Cosa? Scusa, Hank, ma perché dovrebbero prenderci? Perché ci sono troppi soldi di mezzo, Jacob. Qualcuno li starà cercando. E quando troveranno l'aeroplano senza questi trovare i soldi? Sono no, non sono quattro, ci vanno a cercare. Ti dico che sono male, sono soldi sporchi. E se pensi a quell'uomo, poi, la polizia non sa nemmeno che esiste. Nessuno sa niente di questa storia, tranne noi. Hai sentito? Nessuno sa niente tranne noi. È come se fossimo venuti qua a fare un giro e avessimo trovato un tesoro perduto, giusto? È il sogno americano in una maledetta borsa da ginnastica. E lui vuole rinunciarci. Si lavora per il sogno americano, non si ruba. Allora questo è ancora meglio. Se quell'uomo era davvero un trafficante di droga, allora è come se noi fossimo Robin Hood. Eh sì, ma insomma tu hai una bella moglie a casa. Stai per avere un bambino. So che non guadagni molto alla fabbrica di mangimi. Non ti piacerebbe avere una parte di questo malloppo? Sì, certo che mi piacerebbe, ma non possiamo prenderci soldi e basta. E se ci fosse una ricompensa? Può darsi che ci sia una ricompensa. Oppure può darsi di no. Che ne sappiamo? Ti dico una cosa, scommetto $10,000, giusto una di queste mazzette, che quando troveranno questo aereo,
Di questi soldi non ne faranno parola. Come avete capito, no? Lui gli dice: è il sogno americano in una maledetta borsa da ginnastica. Quell'altro gli risponde: per il sogno americano si lavora, non si ruba. Allora è meglio del sogno americano. Ecco, anche questo su Sam Raimi lo rivedremo dopo in un pezzo che tratta il tema della Dark Lady. Invece adesso vorrei farvi vedere, possiamo vedere The Big Lebowski un attimo? No, va bene. Allora, parliamo di un altro aspetto, andiamo un po' così, per vediamo un attimo quello che si diceva, la questione della Dark Lady, ce la guardiamo in... Out of the Past, vediamo un attimo se c'è qualcosa. Eccolo là. Misi su un ufficio a San Francisco. Una specie di topaia che si adattava al lavoro che facevo, agli ordini di chiunque mi richiedesse. Si trattava quasi sempre di incarichi poco puliti, ma non mi importava. Avevo lei. Stavamo molto per conto nostro, scoprimmo un piccolo cinema nel quartiere nord. Ci sentivamo inseguiti e andavamo in posti che non avremmo mai visitato in vita nostra. Pian piano però ci sentivamo più sicuri e ritornavamo in posti più frequentati. Dopotutto c'era una probabilità su un milione, ma era quella che bastava a Jack Fisher. Teneva in mano le nostre... Allora, voi dovete sapere che questo qua c'è Robert Mitchum, che è un ex detective privato, e che dopo questa storia che racconta in flashback alla sua attuale fidanzata, si ritrova coinvolto ancora in questa cosa, e insomma, negli affari precedenti. E lui aveva lavorato per Kirk Douglas, che abbiamo visto prima, cercando la donna di Kirk Douglas, che però era fuggita dopo avergli sparato ben due colpi addosso. Lui la rivoleva con sé comunque, lui la va a cercare e si innamora di questa donna, e quindi scappano sostanzialmente. Kirk Douglas mette alle calcagna di entrambi. L'ex socio di Robert Mitchum, quindi un gran casino, intrecci, robe, tradimenti e robe varie, e lei è... Sei troppo carina per girar sola di notte. Anche tu sei un tipo pericoloso per star fuori la notte. Ora ti pulisco. Provai la sensazione di quando l'incontravo le prime volte. Aveva ancora quel qualcosa di indefinito che mi aveva stregato, una specie di magia, o che so io. Adesso potevamo rifarci del tempo perduto, perché eravamo di nuovo riuniti ed eravamo stati bravi e non avevamo dimenticato nulla. Una sola cosa non sapevamo. Fisher aveva seguito lei. Salve, Jack. Non mi presenti nemmeno. Non ti do torto, Jeff. Forse anch'io avrei fatto come te al tuo posto. Devo ammettere che ne valeva la pena, bellezza. Perché non gli rompi la faccia, Jeff? Che caro. Mick dovrebbe riprendersela. È del suo stampo, a quanto pare. Lavori per Mick adesso? Chi altro potevo scegliere per trovare il mio socio? Va bene, Fisher, quanto vuoi. C'era un accordo fra noi, Jeff. 10.000 e le spese. Metà per uno. Ricordi? Prima avevi una buona memoria, vero? Non sono stato pagato. Non coi 10.000. Ma posso darti un consiglio? Di a Nick dove siamo, può darsi che ti dia qualcosa. Jeff, lui non dirà proprio niente a Nick. Certo che no. Tira fuori quei $40.000 e saremo di nuovo amici. Te ne potrei anche lasciare una parte.
Non esistono i 40.000 dollari. Oh, Nick di vedute larghe. Non ci fa caso a quattro pallottole nello stomaco o ai 40.000 dollari che gli ha portato via o al fatto che Jeff finga di non riuscire a trovarla. Ma che voi due siate finiti assieme potrebbe non piacergli. Diglielo, Kitty. Io gli ho sparato. E non mi dispiace affatto. Ma non ho preso il suo denaro. Vattene. Pensa bene a quel che fai. Conosci Nick e sai di che cosa sia capace. Quindi pagami e starò zitto. Ma in contanti. Non ti consiglio di mettere in pratica i suggerimenti di questa squadrina. Non speravo che ti saresti offeso. C'era bisogno di ucciderlo. Dovevo farlo. Tu non l'avresti ucciso. L'avresti picchiato per bene e cacciato via. Non c'era bisogno di ucciderlo. Tu non l'avresti ucciso. E non sarebbe andato a dir tutto a Nick. Quindi lei ha sparato a Nick, poi è scappata, poi ora ha sparato a questo suo ex socio. E scappa, dice che non aveva 40.000 dollari rubati a Nick e dimentica però lì la borsetta, e lui che si era dimenticato per qualche settimana, 9 settimane e mezzo diciamo, di essere un detective, invece ora se ne accorge che lei aveva anche i 40.000. Bene, questo è il pezzo di Catene della Colpa sulla Dark Lady, e allora ci andiamo a vedere invece una Dark Lady molto più attuale, Simple Plan, addirittura una Dark Lady in ospedale, e appena partorito, però ti escogita un piano fantastico. La nostra bambina. Ciao piccolina, vieni dalla mamma. Ecco, è pronta per la puntata. Oh, può portarlo via quello. Grazie mille. Prego. Grazie. Oh. Ciao piccolina. Ciao! Ha fame? Sì. Sì. Devi comprare uno di quei piccoli registratori. Sai, quelli che si usano per dettare, quelli che si nascondono facilmente. Ma cosa ti serve un registratore? Devi registrare Luke che confessa l'omicidio di Stevenson. Che cosa? Ma che ti viene in mente? Salve. Buongiorno, dottore. caso siamo di fronte a un argomento appunto molto semplice, loro avevano trovato questi soldi e poi in realtà come dire l'aspetto qui è che lei, la moglie, diciamo, lui aveva ha già ucciso per sbaglio una persona e lei gli dice di registrare e dare la colpa a uno dei tre, l'ubriacone eccetera. Già prima aveva escogitato un altro piano che era andato molto peggio, questo andrà ancora peggio del primo, e va bene. Niente, io direi che siamo quasi arrivati. Ok, allora guardiamo brevemente due robe al volo, perché l'omaggio
necessario al cattivo detective, lo dobbiamo fare perché così poi lanciamo il professor Mordacci. Allora, come si diceva prima, il detective spesso, scusate, il personaggio ruolo del noir, ok, può non essere un detective, in questo caso lo è perché è addirittura un marlo, però diciamo che è, come vi dirà poi il professor Mordacci, abituato a vivere in un ambiente che tiene in conto, diciamo, su una mano quella che può essere la legalità e sull'altra tutto questo guazzabuglio, diciamo, di vita di strada, di crimine, eccetera. Qui siamo di fronte a un Marlo molto disincantato, c'è appunto Elliot Gould e il finale, dice, dove lui, diciamo, è stato preso all'amo in quasi tutte le vicende del film, lo mette di fronte alla trita realtà, e la realtà è che quello che lui reputava il suo amico non solo ha ucciso in malo modo la moglie, la propria moglie, ma addirittura ha fatto finta di essere ucciso, di suicidarsi, non mi ricordo cosa adesso, e quindi scappa. E la cosa più imbarazzante, diciamo, è che lascia in mezzo a questo giro, diciamo, di crimini, proprio il suo amico, cioè proprio Marlo. E qui Marlo, insomma, si arrabbia. Long goodbye. Primo. Che si dice, Terry? Marlo. La sola persona che poteva rintracciarmi eri tu. Vuoi bere qualcosa? No, non voglio bere. Ti sei goduto i 5.000 che ti spedì? Sì, tu neanche puoi immaginare quanto. Hai assassinato tua moglie, eh? L'ho uccisa, non lo chiamerei assassinio. Roger le disse di Aileen e me, cominciò a gridare. Voleva andare alla polizia. Sapeva che portavo i soldi per Augusti. Ma te l'ha detto? La picchiai. Ma non per ucciderla, non volevo veramente. Ho visto le fotografie, ragazzo, l'avevi massacrata. Non mi ha dato scelta. Non avevi molte scelte, eh? E così usasti me. A che servono gli amici? Ero in un guaio. E devi qualcosa. Con la moglie morta e 350.000 dollari che non erano i miei, dovevo uscire. È così semplice. Semplicissimo. Certamente. La polizia mi ha dato per morto. Augustine ha avuto i suoi soldi e non mi cerca più. Ho una donna che mi ama. Ha più soldi di Silvia e Augustine messi insieme. Insomma, non frega a nessuno. Già. A nessuno tranne me. Il solito Marlo. Non imparerei mai, perdi sempre. Sì, ma non questa volta. Bene. È finito. Allora, niente, io non direi che mi fermo qui e poi se ci sono domande dopo sono felice di rispondere. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro, direi che ci sono moltissimi elementi interessanti quello che hai detto. Sia dalle questioni di genere o di surgenere, sia dalle questioni di contenuto, di sostanza, di quello che il genere ci suggerisce. Perché quello che vorrei fare io è un lavoro che prova ad andare dentro al personaggio dell'eroe noir, ad ascoltare una silhouette, a disegnare una silhouette di quello che è il carattere morale dell'eroe noir, cioè il suo modo di interpretare il senso di giustizia, di cui qui abbiamo avuto un esempio.
Tra l'altro, nel finale del film, di questo film, dopo aver ucciso, c'è un'inquadratura a campo lungo con un lungo viale dove lui Marlowe si allontana, e però lui è progressivamente sempre più allegro, a parte che incrocia la compagna fedifraga di costui, ma saltella, balla, è felice. È il senso di qualcuno che ha fatto giustizia. Ecco, questo, il senso di giustizia dell'eroe noir è peculiare, e vorrei indagare un po' questo. Mi piacerebbe provare a fare questo. Cominciamo. Allora, diciamo, mi metto qui così non impallo. Diciamo intanto che l'indagine sull'eroe noir fa parte di un'indagine più generale. Diciamo, io da un po' di tempo mi interrogo su questo aspetto, sulla figura dell'eroe, e fra le varie figure l'eroe noir è una cosa particolare. L'eroe classico, no, lo conosciamo, il coraggio, l'acume, la lealtà, la giustizia, insomma tutto questo, baciato dalla fortuna. L'eroe perdente, che non è meno eroe perché lo ammiriamo, ci piace, tutti i tratti precedenti, ma è sfortunato o viene sconfitto, però lo amiamo. L'eroe per caso, di cui anche un film, sappiamo, è in realtà una persona comune che non vuole fare l'eroe, non ha caratteristiche vincenti, ma si riscatta di fronte alla situazione. Ha l'atto d'orgoglio, non è una persona che per tutta la vita è integerrima o è eroica, no, soltanto in quella situazione lì, poi magari torna nell'ombra, torna nella sua meschinità. L'antieroe è i tratti dell'eroe per caso, ma in realtà nemmeno si riscatta, cioè gli capita di vincere. Un antieroe o un eroe pavido è in realtà Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi. È pavido, facciamo un passo in una delle sequenze in uno dei film dei Pirati dei Caraibi, in cui dice, hai presente quei bei momenti, no? Lei gli dice, quei bei momenti in cui bisogna prendere il coraggio a due mani. Ah sì, me ne ricordo bene, come mi piace starne lontano. più o meno, adesso più o meno. L'eroe negativo è un'altra figura, lo scorso anno ho dedicato una lezione proprio a questo, che invece è proprio il campione del male, è spietato e misterioso, è eroico perché in realtà è il protagonista. Lì c'è una figura molto particolare, cioè è un cinema che celebra l'eroe maligno, l'eroe malvagio, non senza pentimento. Ce ne sono vari esempi, ma non è quello di stasera. Invece l'eroe è ambiguo, cioè è compromesso con il male, si intreccia con il malaffare, spesso è tormentato appunto dalla femme fatale, e ottiene una vittoria personale, non necessariamente la giustizia, cioè sembra mosso da motivi privati. E anche il fatto che si tratti di un investigatore, ma privato, è un tratto caratteristico, è il private eye. E vedremo che questo è abbastanza importante. Andiamo avanti. Allora, intanto, vediamo chi è. Naturalmente io qui faccio una silhouette che attraversa vari film, non si sovrappone nessuno dei film in causa, naturalmente, no? Quindi un po'... è una generalizzazione, come tutte le generalizzazioni è falsa, però. Allora, non è un poliziotto, appunto è un private eye, è un investigatore privato. Se è un poliziotto è un investigatore investigativo, dell'area investigativa, ma questo fatto lo mette in contrasto col corpo di polizia, oppure è il poliziotto malvisto dei superiori, abbastanza chiaro. O sospeso. Non è d'altra parte un criminale, però li conosce tutti. No? Esce con loro, fa affari con loro, ha intrecciato le loro malefatte, eccetera. Altro tratto importante anche sociologicamente: non è quasi mai un borghese, a parte che i poliziotti spesso appartengono al ceto medio-basso, ma in particolare il private eye, nei romanzi soprattutto della Hard Boiled, in Hammett, ancora di più in Chandler, Marlowe, è un personaggio che vive in 30 metri quadri, cioè ha una vita povera e miserrima, e appunto che appartiene a una classe bassa. Questo fa parte poi di un altro tratto sociologico, anche politico, del cinema noir. Andiamo avanti. Appunto, l'essere ai margini del mainstream vuol dire, e questa è una cosa su cui insiste molto Venturelli nel suo libro, che in qualche modo il noir è una critica interna hollywoodiana, cioè a Hollywood, al sogno americano, a ciò che il sogno americano lascia ai margini.
nasconde appunto il crimine, il malaffare, la sete di denaro, la sete di potere, il tradimento, la superficialità, no? Il fatto che lo porti alla luce denunciandolo, appunto è una delle cose per cui il noir è molto amato dall'Europa, perché è una critica interna al sistema americano fatta dagli americani stessi, tra l'altro dentro ha vincoli enormi, tra cui il codice Hays, di cui sappiamo, ce ne ha parlato Claudia, no? Che impediva di mostrare, per esempio, positivamente il male. Quindi comunque questi sono eroi che alla fine devono essere in qualche modo positivi, anche se sono estremamente intrecciati con il male. Si diceva che era un investigatore, qui la cosa dell'investigation che ci hai detto è fondamentale, quel passo di Chandler, io non lo conoscevo, è un lampo nel buio, ma appunto spesso usa mezzi impropri. Il più frequente di questi mezzi impropri è la violenza. La violenza, i pugni, la scazzottata, o appunto magari l'intreccio con il malaffare. C'è un rapporto ambiguo con la verità, perché lui vuole scoprire la verità, ma lo fa a qualunque costo, e poi la verità che gli interessa è la verità che interessa a lui, non è esattamente la verità della giustizia che si può portare nella corte di giustizia. Incastro il colpevole anche se poi non avrò le prove. Cioè la cosa è diversa dalla giustizia istituzionale. Una cosa che mi serve a lanciare il filmato in realtà, ma appunto spesso siamo nel mondo dell'investigazione, ma non necessariamente nella polizia, ma come accade spesso nel mondo delle assicurazioni, il cui riferimento è alla prossima clip, che è Double Indemnity, Billy Wilder. Double Indemnity, tradotto appunto in italiano La fiamma del peccato, questo ce lo ricordava anche Umberto Curi, no? Vi ricordate? Che ha fatto tutta la lezione su Billy Wilder, è stato meraviglioso Umberto. Allora, Double Indemnity è un termine assicurativo, vuol dire doppia indennità, e la doppia indennità è quello che il protagonista della prossima clip e del film, un agente di assicurazione, propone alla avvenente moglie di un ricco borghese, perché appunto con questa copertura assicurativa, se lui muore, se muore in un incidente, si può provare che è morto in un incidente, lei guadagnerà non solo l'indennità di morte, ma la doppia indennità, quindi raddoppiando il premio assicurativo. Ovviamente l'agente di assicurazione che fa questa cosa sta truffando la propria compagnia. Io sono figlio di un assicuratore, queste cose le so. Quindi quello che accade è che naturalmente lui si lascia irretire dalla femme fatale, il film è molto bello, è veramente uno dei capolavori secondo me di questo genere, e di Billy Wilder, e la cosa bella è che qui anche questa volta è un flashback, un lungo flashback in cui però è lui a raccontare la storia, lui non è morto come invece accade in altri film, lui qui è vivo, c'è un'altra cosa interessante, detta un dittafono, che è uno strumento importantissimo, ci sono alcuni strumenti tecnologici che sono importantissimi in genere, il telefono e il dittafono. Quando c'è un dittafono succede qualcosa, il dittafono è un registratore, l'antesignano è il registratore, no? Lo usavano molto appunto nelle ditte come le assicurazioni, si lasciava alla segretaria sul dittafono le cose da fare, e lui qui invece che dettare alla segretaria detta all'investigatore della compagnia assicurativa la storia di questo crimine. Proviamo a mandarlo. Pro memoria, Walter Neff, Barton Keyes, reparto inchieste, Los Angeles, 16 luglio 38. Caro Kiss, immagino dirai che è una confessione. Detesto le confessioni. Voglio solo tu sappia che avevi sotto il naso qualcosa di importante e ti è sfuggita. Tu credi di essere un portento come investigatore, una specie di Sherlock Holmes. Può darsi. Ma diamo uno sguardo alla pratica di Frickson. Infortunio e doppia indennità. Fosti bravo all'inizio, Kiss. Dicesti niente infortunio, esatto. Dicesti niente suicidio, esatto. Dicesti omicidio, esatto. Credevi d'aver in pugno la faccenda, come si trattasse di un piccolo giocattolo sorpresa. Era perfetto. O quasi, perché commettesti uno sbaglio. Un leggero sbaglio. Al momento di prendere l'assassino hai fatto Cilic.
Sai chi ha ucciso Dietrichson? Chi ti ha aggrappato al tuo sigaro Kiss? Io ho ucciso. Ma sì, io, Neff. Assicuratore. E da 35 anni scapolo, salute buona. Almeno fino a poco fa. L'ho ucciso io. L'ho ucciso per denaro. E per una donna. E non ho preso il denaro. E non ho preso la donna. Bello affare. Vedete, appunto, è un eroe maldestro, no? È maldestro. A parte questa recitazione, a noi fa sorridere, lì è carica di dramma, ma c'è molta ironia nel mare. A noi fa sorridere perché è una recitazione di vecchio stile, ma in realtà era ironica, e la frase finale è chiaramente autoironica. Cioè, non è un effetto della distanza temporale e del cambio, della differenza di recitazione, è così, no? È così. Allora, questa carica di autoironia dice, allora, c'è in questo eroe, che qui è un eroe perdente, è uno strano senso della giustizia, che è quello che alla fine gli fa confessare il delitto. Perché in qualche modo si sente costretto a usare la propria intelligenza per in realtà inserirsi o reinserirsi nella direzione della verità e della giustizia. Questo però non è l'esempio, diciamo, principale. A me interessava far vedere intanto che c'è non solo l'investigatore privato, il poliziotto, e poi appunto che c'è questa connotazione di personaggio che si lascia irretire, che appunto finisce male o quantomeno rischia in prima persona, magari non sempre finisce male, ma rischia molto in prima persona, perché è coinvolto da meccanismi che lo trascinano verso il male. Ne sente l'attrazione, questa è la grande forza drammaturgica di questi personaggi. Andiamo avanti. Resti disposto a mettere false prove nelle tasche ad un indiziato che tu sei colpevole per incriminarlo? Fermi, polizia! Saresti disposto a riempire di botte un sospetto che tu sei colpevole? Saresti disposto a piantare un proiettile nella schiena di un criminale pericoloso? Polizia, fermi tutti! No! Non sono tenuto a lavorare con lei. Non fare il detective. Trova un incarico nel quale non devi fare questo genere di scelte. Ci dovevano essere tre uomini, fucili a pompa, cinque colpi e sparati senza ricaricare. Questo è un orrendo crimine che richiede rapida soluzione. La nostra giustizia deve essere rapida e spietata. Giustizia? Lei non sa neanche il significato della parola. Io ti ammiro come poliziotto, specie per la tua accettazione della violenza come parte necessaria del nostro lavoro. Figliolo, ci sono sei morti e qualcuno li deve pagare. Perché non se la prende con i criminali invece che con i poliziotti? Io non ho ammazzato nessuno! Io pensavo che facessimo giustizia. Tu farai quello che ti dico io, senza mai fare domande. Mi sono spiegato. Altro che, signore. Tu perché fai il poliziotto? Non me lo ricordo. Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger, Danny DeVito. LA Confidential. Allora, salto temporale naturalmente, qui credo sarai abbastanza d'accordo che siamo nel surgenere, siamo dentro, cioè ci sono tutti gli elementi stilistici tipici. Questo trailer, di nuovo, è fortunato, è realizzato bene, soprattutto per i nostri scopi, perché quante volte avete sentito pronunciare la parola giustizia? E il contesto è molto chiaro, no? Quello che qui succede. Quello che il momento più importante è il giovane aspirante poliziotto, no? Guy Pearce, che ha appena ottenuto un grande successo, di fronte al capo della polizia dice: ti diamo una promozione, dove vorresti andare? Vorrei andare nella polizia investigativa. E lui dice: ma tu sei disposto? Il dialogo che mi ha sentito avviene in quel momento. Va bene, tu vuoi andare nella polizia investigativa, ma sei disposto a picchiare un sospettato anche se non hai le prove, uccidere qualcuno, muoverti nell'ombra, fare cose che non faresti, mettere prove che non ci sono, eccetera eccetera. E lui dice: no, veramente questo non è quello che mi è stato insegnato, padre era un poliziotto, eccetera eccetera. E allora gli dice: non fare il detective.
È come se l'essenza della ricerca, adesso qui faccio veramente il filosofo, è come se l'essenza del movimento di ricerca del vero sia in contrasto con la giustizia e con la moralità. Come se l'impresa di cercare la verità, che però qui è la verità della polizia, fosse in contrasto con la moralità. Se vuoi incatenare alla sua colpa il colpevole, devi fregartene della morale, in qualche modo, no? E quindi sei incastrato. Sei incastrato, sei fuori, devi per poter consegnarci il colpevole e metterlo in galera, fare cose immorali. Qui poi ci torneremo su LA Confidential, perché un'altra cosa che dice il capo della polizia a un altro poliziotto, Russell Crowe, che è quello passionale e quindi anche violento, appunto, è: tu mi piaci perché fai uso della violenza, sei capace, sei disposto a fare uso della violenza nel perseguire le nostre indagini. E è a lui che può dire: tu farai quello che ti dico io. Lì i poliziotti sono tre, se vi ricordate un po' il film, no? Appunto, Kevin Spacey è quello che ha perso la fede, lo avete sentito. Il trailer è veramente molto bello, perché ce li fa vedere davvero tutti nel loro essenziale tratto caratteriale. Lui ha perso la fede, fa il poliziotto molto disincantato, non crede a nulla di quello che sta facendo. Sì, incastriamo, non incastriamo, insomma, qui è una partita a scacchi, non è molto rilevante. Lui intuisce alcune cose, pagherà con la vita, perché quando le intuisce ingenuamente le va a dire al capo della polizia, che dice: no, io questo lo devo far fuori perché sennò mi incastra. Che ovviamente la polizia è corrotta, tutto questo elemento. Allora, è un tratto tipico di questi eroi di avere un problema con le passioni. Con le passioni, in particolare con l'ira, quella che noi oggi chiamiamo l'aggressività, l'assertività, il thumos dei greci, e con la sensualità, con l'eros. L'abbiamo visto prima, quello che si è fatto incastrare dalla donna, e anche qui c'è la femme fatale, la Kim Basinger, eccetera. Ora, c'è però un elemento, no, che accomuna questi eroi fra di loro, e cioè c'è un senso del dovere. Questo senso del dovere si vedrà ancora di più nei noir classici, quelli appunto col detective, e il senso del dovere è per lo più rispetto a un impegno preso. Nel caso del detective privato è l'impegno preso col cliente. Il cliente mi ha chiesto di perseguire questa verità, questa è l'unica verità che mi interessa. Tutto quello che ci gira intorno, a cui altri potrebbero essere interessati, la polizia, i criminali, i parenti del committente, eccetera, non mi interessa. E io non svelo niente alla polizia, non svelo niente agli altri, perché sono fedele al mio cliente. Questo sarebbe la base di un'etica contrattualistica, di un'etica di un patto, no, tu per tu, con una cosa scritta, come è tipicamente nel caso dell'investigatore privato, con una corrispondenza di denaro, eccetera. È così, quindi un'etica molto privata, mi spiego? Di diritto privato, noi diremo. È veramente così? Non lo so, ci arriveremo. L'altra cosa è la fedeltà ai colleghi. Una delle cose che fa imbestialire questi eroi e li porta a scoppi di violenza brutale è che i colleghi, i soci della società investigativa vengano maltrattati, uccisi o ingannati. Normalmente la reazione a questo è uccidere, maltrattare o ingannare o far del male a chi ha maltrattato il collega. Una fedeltà di corpo molto maschile. Tra l'altro, soprattutto quelli narclassici, una cosa non è sorprendente, sono estremamente maschilisti. E c'è anche molto quest'etica virile della appartenenza, no? L'appartenenza al genere e alla squadra, no? Del fare squadra, del sentirsi in un corpo. Per questo la polizia, per esempio, e l'appartenenza di corpo è una cosa molto, molto da spogliatoio maschile, se mi si capisce, no? Okay. Allora, questo è molto tipico. Lo vediamo in alcune pellicole. Soprattutto adesso mi concentro su questa questione del senso del dovere. Ne vediamo degli esempi. Si accomodi, la signora l'attende. Voleva vedermi? Lei è un detective privato, eh?
Credevo che esistessero solo nei libri o che fossero dei viscidi individui che spiano nei corridoi. È ridotto male, vedo. E inoltre non sono molto alto. Una prossima volta verrò sui trampoli e con un completo da tennis. Non credo che l'aiuterà molto. Allora pensa che potrà occuparsi di questa faccenda di mio padre? Non dovrebbe essere difficile. Davvero? Credevo proprio che fosse il contrario. No, non direi. Che cosa intende fare come primo passo? Il solito, no? C'è qualcosa di solito nel suo mestiere? Certo che c'è. Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo come diventare detective privato in 10 facili lezioni per corrispondenza? Suo padre mi ha offerto da bere. Ha letto anche come diventare un buon attore? Avevo accennato al bere. Parlo sul serio, signor Marlowe. Mio padre, prego, si accomodi. Senta, signor Marlowe. Mio padre è invalido e desidero che questa faccenda lo disturbi il meno possibile. È esattamente quello che mi proponevo io. Davvero? Senza riserve professionali? No. Ha detto che voleva un drink. Ho cambiato idea. Ma allora? Che ne pensa di mio padre? Mi è piaciuto. A lui piaceva Sean. Sean Regan. Immagino che lei sappia chi è. Senta, con me non occorre che giochi a poker. Papà vuole che lo rintracci. E lei? Naturalmente, non era giusto che se ne andasse così. Ha sconvolto papà, anche se lui non lo dà a vedere. È questo che vuole? Lo chieda a lui. Non vedo proprio perché lei debba essere così evasivo. I suoi modi non mi piacciono. I suoi non mi entusiasmano ed è lei che ha voluto vedermi. Non mi importa se i miei modi non le piacciono. In confidenza non piacciono neanche a me. Ci piango su spesso, specialmente durante le lunghe sere d'inverno. Non perde tempo a cercare di farmi cantare. Nessuno può parlarmi così. No. Lei pensa sempre di poter trattare le persone come foche ammaestrate. E in genere mi obbediscono. Può essere soddisfatto. Di cos'è che ha paura? Papà non ha voluto vederla per via di Sean. Lei crede? Lo rintraccerebbe se glielo chiedesse. Può darsi. Quando è che se n'è andato? Circa un mese fa. Un pomeriggio prese la macchina e se ne andò senza una parola. L'auto la ritrovarono poi in una rimessa privata. La ritrovarono? Chi? Papà non gliel'ha detto. Oh, sì, certo, mi ha parlato di Regan, ma non è lui che lo interessa. Era questo che voleva che le dicessi? Non mi importa molto di quello che dice, signor Marlowe. Allora le rubo il tempo. Addio, signora Rutledge. Ah, Norris, ha commesso uno sbaglio. La signora Rutledge non voleva vedermi. Oh, mi spiace, signore. Commetto molti errori. Allora, a parte questa di nuovo cameratismo, E cioè, il maggiordomo si riconosce, si rispecchia nel cinismo e nella brutalità di Marlowe. Questo naturalmente è Il grande sonno, spero che molti l'abbiate riconosciuto, Chandler, Howard Hawks, Humphrey Bogart, Lauren Bacall. Allora, qui c'è appunto un contratto di Marlowe con il generale. Lei è la figlia vuole sapere altre cose, è intrecciata in una complessa trama di intrighi che lui intuisce fin da subito, e ci sono le due sorelle, figlie del generale, che hanno entrambe vari problemi, chi è al gioco, chi è intrecciata con amanti, vari. Insomma, la questione è che lui è fedele anzitutto alla richiesta del padre. Lei vuole sapere di questo Sean Regan, in realtà c'è tutto un marchingegno dietro. Lui, allora, qui ci sono due cose. Lei è una donna che si mette di traverso sulla sua ricerca della verità richiesta dal cliente. C'è una tensione erotica fortissima fra loro due, immediatamente, che loro due rendono benissimo, e che è fatta di scintille, cioè fatta di confronto, di ironia, di quasi di offesa, no? Bogart è meraviglioso, con le donne è incredibile, cioè fa delle cose che oggi non sarebbero pensabili, nessuno può parlare così a una donna oggi, perché veramente rischia tantissimo, e poi dopo farà una cosa anche peggio. Però appunto qui c'è una trama, l'idea è: sulla strada per la verità c'è uno degli ostacoli, è la passione erotica, la tensione erotica, come anche l'ira, che però, attenzione, qui cioè, c'è un elemento di cui tenere conto in partenza che vedremo elaborare ulteriormente. Sono veramente degli ostacoli? Cioè, la questione è, ma questi intrecci, la passione, l'ira, impediscono fino in fondo la verità? In realtà sono un gancio che porta a scoprire una verità più profonda di quella da cui siamo partiti. E questo filosoficamente è interessante. Poi ci torniamo. Andiamo avanti. C'è un parallelo di questa scena, c'è un parallelo nella scena che vedete, successiva, di un film molto più recente, che è di nuovo LA Confidential. Ah no, scusate, sì, questo è quello che fa... Sì, questo me l'ho dimenticato. Dammi qui i soldi.
Se strilli sei sbacciata. Questo è sempre il grande sonno. No, sì, cosa succede? Ragazzo. Oggi faccio raccolta di rivoltelle. Avanti, girati. Non mi piace la gente che fa gli scherzi. Diglielo, padrone. Quando ti svegli. Grazie, meno male che è intervenuto lei. Meno male. Vogliamo andare? Come mai è così scossa? Non mi dirà che ha avuto paura, non ci credo. Che cosa c'è di strano? Non ero mai stata rapinata. Rapinata? Perché era questo? E che altro? La vedo ancora turbata. Era forse preoccupata che mi accadesse qualcosa. Da quando è che conto così tanto per lei? Perché ci fermiamo? Per chiarire un punto. Ecco qua. Vuol dirmi che cos'è per lei Eddie Mars? Se fosse qualcosa la riguarderebbe forse. Lei è già stato pagato, se non sbaglio. Sì, da lei. Vuole avere dell'altro denaro? Ha tutto il diritto di chiedermelo. No, non voglio altro denaro, sono stato pagato bene. Ho un'altra ragione. A lei piace mio padre, vero? Uh-huh. E allora la smetta. Gliel'ho detto che però mi piace anche un altro membro della famiglia. Vorrei che lo dimostrasse. È molto facile. Gradevole. Vuoi riprovarci? Ancora meglio. Ah, questa è sistemata. Che cos'è Eddie Mars per lei? Siamo ancora lì? Sì, siamo ancora lì. Baciarle è magnifico, continuerei volentieri, ma prima voglio sapere che cos'è per lei Eddie Mars. Se lo dice un'altra volta? Lo dirò finché non mi avrà risposto. Senta, avevo avvertito Eddie Mars che sarei passato da lui e quando sono arrivato lei era già lì. Vi siete messi d'accordo, Eddie li ha fatto guadagnare un bel gruzzolo e poi ha mandato a rapinarla per far vedere che fra voi non c'è niente. Lo sa che sta tremando? Mi porti a casa. Naturalmente. Ma prima apra la borsa. E se dentro ci sono 28 bigliettoni mi rimangio tutto. Avanti, l'apra. Perché si ostina a credere che io sia un imbecille? Mi porti a casa. D'accordo. Ma non farò più nient'altro per lei. D'ora in poi dovrà arrangiarsi da sola. Qui quando entra lui trova la sorella di Lauren Bacall che cerca di sedurlo. Ciao. Cosa prendono di mancia le guardarobiere? Dipende da come si comportano, come sei entrata. Prova a indovinare. Vediamo un po'. Dal buco della serratura come Peter Pan. E chi è? Un tale che ho conosciuto in una sala corse. Sei carino. E divento ogni giorno più in gamba. Come sei entrata? Ho mostrato il tuo biglietto da visita che ho rubato a Vivian. Ho detto che volevi che ti aspettassi qui. È perché... Vedi, me lo ricordo. E che cosa ti ricordi di Sean Regan? Che non mi piaceva. Ah sì? Perché? Perché mi trascurava ancora più di te. Mi trattava sempre come una bambina. E come ti tratta Eddie Mars? Io non lo conosco. Ma sei certa? Mm-hmm. Ma sai chi è comunque? È uno che chiama sempre Vivian. Perché? È in gamba? Sai che stavolta credo che dici la verità. Di, è carino come te. Questo mai. Senti, è stata una giornataccia, meglio che figli. Mm-hmm. Avanti, Carmen. No, non voglio. Pianta. Ho detto che... Senti, non puoi! Eta. Allora, a parte che c'è un tratto di Adriano Celentano, o meglio, c'è un tratto di Humphrey Bogart in Adriano Celentano, no? Questo mai, cioè proprio è una frase da bello, come si chiama il film? Incredibilmente bello. Allora, nessuno appunto può trattare le donne così oggi, ma qui ci sono, nel libro, se qualcuno ha letto Il grande sonno di Chandler, la scena con Carmen, la sorella più giovane, è molto più azzardata, lei è nuda. Come è nuda nella scena in cui la stessa Carmen viene trovata da Marlowe drogata nella casa di quello che poi è, appunto, non è Eddie Mars, ma è il trafficante di libri, drogata, e dove le hanno appena scattato delle fotografie nuda, che è uno dei che è il motivo per cui in realtà lui è stato preso dal generale, il padre delle due figlie, per svelare l'intrigo e evitare lo scandalo. Allora, di nuovo, qui c'è questa rudezza, quasi brutalità, è evidente che è segnata proprio da quest'idea, cioè gradevole, posso anche rifarlo, ma la prima cosa che faccio è bene, allora adesso anche questa è fatta, cioè
mi spiego, anche questo è fatto. Cioè, il tema è tu sei un bello oggettino anche attraente e fra noi c'è anche qualcosa, però io ho un dovere, ho uno scopo, ma è un dovere, capito? Cioè, perché c'è questa lotta con l'Eros, è proprio il marchio della ricerca del dovere, che è una ricerca che non è fatta solo per motivi contrattuali, perché si vede che qui evidentemente lui è coinvolto lo abbiamo visto anche nella prima scena, dal rapporto di fedeltà con questo generale, con il padre, che è qualcosa di più che il semplice dovere e che il semplice contratto. C'è qualcosa di importante che lega, una lealtà, che è la lealtà rispetto a un punto della verità che è importante ottenere, un risultato che è importante ottenere. Allora, dicevo che c'era un parallelo nell'I Confidential, ed è questo, credo, se non l'ho messo, adesso vado a memoria. Sì. È in inglese, ma si capisce. Un premio a chi riconosce questo film. Right now? No, don't make me call a conductor. Come on, okay. Oh, baby. Bad news. You have to go. Go? Something very important has come up and you have to go, but I'll make it up to you, okay? I will, I promise. Excuse me. Oh, I hope your friend owes you something. Is it the cops? Miss Bracken, I'm Officer White. I've been expecting you, just not this soon. Pierce called. He told me what happened to Sue. Everything all right, doll? Want me to get rid of him? Hit the road, pal. Maybe I will. Maybe I won't. LAPD shitbird, get the fuck out of here. I'll call your wife to come get you. Mi ha detto, è meglio che te ne vai o sennò chiamo tua moglie. Officer. Councilman. Dice, buongiorno, buongiorno agente, buongiorno assessore, gli risponde. Would you care for a drink? Yeah, scotch. Straight. I was friendly with Sue Lefferts, but we weren't friends. You know what I mean? You sorry she's dead? Of course I am. What kind of question is that? Do you know why Pierce is humoring you? Use words like that, you might make me mad. But do you know? Yeah, I know. Patchett's running whores. Cut to look like movie stars. Judging by his address, probably something bigger on the side. He doesn't want any attention. That's right. Our motives are selfish. So we're cooperating. So cooperate, Miss Bracken. Why was Susan Lefferts at the Night Owl? I don't know. I never heard of the Night Owl till today. How did she meet Patchett? Pierce meets people. Sue came on a bus with dreams of Hollywood, and this is how they turned out. Thanks to Pierce, we still get to act a little. Tell me about Pierce. He's waiting for you to mention money. You want some advice, Miss Bracken? It's Lynn. Miss Bracken, don't ever try to fucking bribe me or threaten me, or I'll have you and Patchett and shit up to your ears. I remember you from Christmas Eve. You have a thing for helping women, don't you, Officer White? Maybe I'm just fucking curious. You say fuck a lot. You fuck for money. There's blood on your shirt. Is that an integral part of your job? Yeah. Do you enjoy it? When they deserve it. Did they deserve it today? I'm not sure. But you did it anyway. Yeah. Just like the half dozen guys you screwed today. Well, actually, it was only two. You're different, Officer White. You're the first man in 5 years who didn't tell me I look like Veronica Lake inside of a minute. You look better than Veronica Lake. Pierce Patchett.
scusa, fermo un secondo. He takes allora, a cut of our earnings and invested. Avete visto cos'è successo qui? Che loro stanno un po' litigando, nel senso che c'è una tensione, che lui cerca di avere informazioni da lei e lei non, è evasiva, cerca di non darle, eccetera eccetera. A un certo punto lei gli dice: no, tu dici un sacco di, nella traduzione italiana dici fuck un sacco di volte, dici cazzo un sacco di volte, e nella, lui risponde in inglese you fuck for money, e in italiano viene reso: beh, si vede che tu conosci bene l'oggetto in realtà, eh? E poi accade questa cosa, che lei, non veramente per sedurlo, ma perché è un po' colpita da questo atteggiamento, gli dice: sei differente, sei il primo uomo da 5 anni che non mi dice entro un minuto che assomiglio a Veronica Lake. E lui dice: tu sei meglio di Veronica Lake. Se avete visto lo sguardo di Kim Basinger, lei è colpita al cuore, definitiva, cioè è sua, non c'è scampo. No? È completamente sua, e lui a quel punto, freddo, gelido, fermo, la guarda e dice: Pierce Patchett, cioè il suo indagato, quello che lui deve incastrare. Quindi questa tensione erotica è comunque necessaria perché fa parte del gioco del cercare la verità, è un elemento interno adesso, così come anche, non è un caso qui, è molto, molto scritta bene questa sceneggiatura, lui ha del sangue sulla camicia, lei dice: come mai il sangue sulla camicia? Perché fa parte del tuo lavoro? E dice: sì, quando lo meritano. E dice: lo meritavano stavolta? E lui risponde: forse no. E lei gli dice: ma però l'hai fatto lo stesso. Sì, l'ho fatto lo stesso. Quindi la violenza e l'eros e la verità, tutto questo sempre insieme, si muove sempre contemporaneamente. Andiamo avanti, saltiamo adesso perché non c'è bisogno del filmato, finisce abbastanza qui, Allora, questo l'abbiamo detto, no? Appunto, viola spesso le regole dell'etica del dovere. Qui appunto faccio un po' di filosofia morale. Evidentemente questui non è un kantiano nel senso classico del termine. Il kantiano è ligio alla regola, la regola è universale, non si viene meno, non si mente nemmeno per amore dell'umanità. Non so se qualcuno qui si ricorda, Kant scrisse un saggio su un presunto diritto di mentire per amore dell'umanità, dicendo che se anche mi viene un assassino alla porta a chiedermi se il mio amico è in casa e il mio amico effettivamente è in casa, io non posso mentirgli, devo dirgli che l'amico è in casa. Ok? E questa cosa ha fatto incazzare molti, e giustamente Kant aveva preso una toppa pazzesca, cioè non si può ragionare così, no? Ma è evidentemente che anche loro non ragionano così, quindi non sono dei kantiani in senso stretto. Secondo alcuni, per esempio Ian Scoble, che scrive un saggio molto interessante in uno di quei due libri di Mark Conard, il primo, Philosophy of Noir, dice: no, assomiglia più a un aristotelico, non ci sono regole fisse. La cosa importante è il carattere di persona che cerca la giustizia, che cerca la verità e che giudica caso per caso. È una persona integra, questo è abbastanza vicino alla verità, anche se questa integrità, l'abbiamo visto, è un'integrità molto fragile, sono personaggi molto fragili, sono personaggi che hanno debolezze enormi, appunto, a governare le proprie passioni. Non sono il saggio, qui appunto il paragone un po' vacilla, non è il saggio aristotelico, platonico e socratico, che in realtà è saggio dall'inizio alla fine, ha una virtù, ha tutte le virtù tutte insieme. Sapete, una delle tesi di Aristotele è che l'uomo virtuoso ha tutte le virtù insieme, non ne ha una sola. E no, questi no, questi sono passionali, sono violenti, eccetera, ma sono integri rispetto alla ricerca della verità. Andiamo avanti. Questo è l'elemento violenza, perché questo lo passiamo per rapidità. Perché qui c'è. Questo è sui marciapiedi. Il protagonista è. Ecco, ferma un secondo. Qui torniamo sulle donne, e qui c'è la rottura con la donna, no? In questo, che è di nuovo il falcone maltese. La rottura con la donna, che a quel punto diventa un ostacolo sul perseguimento della giustizia, è feroce, radicale, brutale, definitiva. Nella scena è in inglese, per cui vi dico un pochino prima che cosa succede. Lui ha capito che lei ha ucciso il suo compagno di investigazioni, questo lui non glielo perdona. Nonostante sia palese che fra i due c'è una fortissima attrazione e interesse, coinvolgimento emotivo, lei lo dichiara,
e lui la aggredisce in maniera molto forte, perché in realtà in tutto questo può darsi anche che io ti ami o che tu mi ami, ma che importa chi ama chi? La cosa importante è che tu hai ucciso il mio amico e che sei non sei innocente in questo intrigo che riguarda questo falcone maltese. E la cosa che vi voglio far osservare è la violenza con cui in questo caso Sam Spade, Humphrey Bogart, si riversa questo suo senso di giustizia sulla donna che chiaramente lo ama. This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. Now, why did you shoot Miles? Miles è il suo compagno. I didn't mean to at first. Really, I didn't. But when I found out that Floyd couldn't be frightened, I... Oh, I can't look at you and tell you this. You thought Thursby would tackle Miles and one or the other of them would go down. If Thursby was killed, you were rid of him. If it was Miles, you see that Thursby was caught and sent up for it. Isn't that right? Something like that. And when you found that Thursby wasn't going to tackle him, you borrowed his gun and did it yourself, right? And when you heard Thursby was shot, you knew Gutman was in town. And you knew you needed another protector, somebody to fill Thursby's boots. So you came back to me. Yes. But oh, sweetheart, it wasn't only that. I'd have come back to you sooner or later. From the very first instant I saw you, I knew. Well, if you get a good break, you'll be out of Tehachapi in 20 years, and you can come back to me then. I hope they don't hang you, precious, for that sweet neck. Lui le sta dicendo che la sta per consegnare alla polizia. Chances are you'll get off with life. That means if you're a good girl, you'll be out in 20 years. I'll be waiting for you. If they hang you, I'll always remember. Dice, se ti danno 20 anni ti aspetto, ma se ti impiccano, amen. Don't say that even in fun. Oh, I was frightened for a minute. I really thought you do such wild and unpredictable things. Don't be silly. You're taking the fall. You've been playing with me. Just pretending you cared to trap me like this. You didn't care at all. You don't love me. I won't play the sap for you. Oh, you know it's not like that. You can't say that. You'll never play square with me for half an hour at a stretch since I've known you. You know down deep in your heart that in spite of anything I've done, I love you. I don't care who loves who. I won't play the sap for you. I won't walk at Thursby's night in how many other footsteps. You killed Miles and you're going over for it. Ok, ok, fermiamolo. Allora, è successo tutto quello che mi interessava di farvi vedere, no? Appunto, lui dice, I won't play the sap for you. Non farò il fesso per te. Non mi farò prendere in giro. Quindi, in ultima analisi, certo, sì, appunto lei dice, tu lo sai che io ti amo, e dice, non importa chi ama chi in questo momento. Lui non dice che non l'ama, perché in altri momenti è più tenero con lei. Ma è chiaro che il punto è, tu hai ucciso Miles, e questo non lo devi fare. Cioè, questa è la cosa che non deve accadere. C'è questo senso di realtà molto, molto, molto forte. Se andiamo avanti, qui in realtà siamo tornati indietro. Allora, domande, voglio porre alcune domande che sono importanti. Allora, qui il private eye, cioè l'investigatore privato, è veramente un privato, cioè davvero ha uno sguardo di giustizia soggettiva? Sembra di sì, perché lui appunto è fedele al compagno di corso, al contratto, eccetera, cioè, al compagno di ditta, eccetera. Ma questo vuol dire che allora non ha ideali universali? Non è esattamente così, perché in realtà quasi sempre questo significa, cioè essere fedele al cliente o fedele al proprio socio, significa in realtà scoprire il vero crimine, vuol dire mandare in galera i veri colpevoli, vuol dire andare fino in fondo, vuol dire che questa lealtà è una lealtà che include l'elemento della verità e della giustizia. E l'altro elemento che voglio porre, questi personaggi scoprono la verità in base a cosa? A un ragionamento lucido? Sono degli Sherlock Holmes? Sono dei Poirot che ragionano sillogisticamente, non sbagliano un colpo?
sono delle macchine, li avete presenti questi personaggi, che appunto hanno la capacità di individuare tutti i passaggi che il crimine fa. No, non è vero, sono travolti dalle passioni, vedono la cosa solo all'ultimo momento, la vedono magari per altre vie, vedono perché hanno perseguito la femme fatale, sono stati con lei. Oppure perché hanno picchiato e ucciso qualcuno, allora scoprono la verità, o perché si sentono in colpa per averlo fatto. La passione è coinvolta nella ricerca della verità in modo molto, molto profondo e molto pertinente. Andiamo avanti. Faccio questo esercizio facendo un pochino di filosofia proprio. Cosa vuol dire usare la ragione in questo modo? Allora, intanto prendo Kant, che cos'è l'illuminismo, e prendo questa distinzione celebre. La distinzione fra uso privato e uso pubblico della ragione. Curiosamente, Kant dice l'uso privato della ragione è l'uso che se ne fa in un certo impiego ufficio civile, cioè quello del funzionario, del poliziotto, del procuratore, del giudice. Guardate cosa scrive Kant. Sarebbe assai deleterio se un ufficiale al quale venga ordinato qualcosa dal suo superiore volesse disquisire apertamente sull'opportunità o l'utilità di questo ordine, e gli deve obbedire. Quindi l'uso pubblico, l'uso privato della ragione... mi confondo, perché l'uso privato della ragione è quello che fa il funzionario pubblico, è quello che il capo della polizia in LA Confidential chiede a Bud White di fare: obbediscimi, non discutere, no? non fare problemi. Questo è un uso privato della ragione. Perché per Kant è un uso privato? Perché priva la ragione, la restringe alla funzione, e ha una funzione pubblica in cui quello che si deve fare è perseguire l'interesse dello Stato, che non è necessariamente la verità universale. È la struttura del potere, esattamente. Invece l'uso pubblico della ragione è l'uso che se ne fa di fronte all'intero pubblico dei lettori. Lui fa l'esempio dello studioso, appunto. In quanto parla al pubblico in senso proprio, vale a dire al mondo, egli, lo studioso, nell'uso pubblico della sua ragione gode di una illimitata libertà di servirsi della propria ragione e di parlare in prima persona. Questo è illuminismo per Kant. Cioè, questo vuol dire che gli uomini si traggono da soli fuori dalla selvatichezza se solo non si trama intenzionalmente per mantenerveli. Ecco il tema drammaturgico e politico del noir. Cioè, il private eye, che in realtà ragiona con la testa non del funzionario, ma del passionale, dell'amico e della persona leale, fa un uso pubblico della ragione, fa un uso che è universale, che scopre la verità in generale, che è libero. Lui è l'unico veramente libero, e infatti appunto non a caso non è il capo della polizia, ma è l'investigatore o l'investigatore privato, cioè è una figura marginale. Questa marginalità gli consente di perseguire la verità, non per effetto, qui Kant è troppo illuminista per loro, di un rischiaramento meramente razionale, ma per effetto del fatto che la marginalità lo porta vicino al vero. Ecco l'elemento politico. Se sei fuori del mainstream vedi la verità e la puoi perseguire, ma devi essere intrecciato a ciò che il mainstream emargina per vederla. Andiamo avanti. Quindi ne ricaviamo il senso di giustizia che muove questi eroi, ed è evidente, tutti gli eroi sono mossi dal senso di giustizia, è spesso antitetico a quello ufficiale, ma appunto è spesso intrecciato col pericolo, e come dice Hölderlin, là dove sta il pericolo risiede anche ciò che salva. Le passioni sono luogo di verità per questi personaggi, è un'antitesi evidente alla moralità borghese, appunto, del mainstream. E però appunto questi personaggi non sono degli integermi moralisti, sono piuttosto quelle figure che io amo chiamare gli immoralisti. Cioè sono vicini alla verità, alla giustizia e al bene, perché sono immorali, perché in qualche modo non sono nella moralità di senso comune, non sono nel mainstream, sono vicini alla vita. Allora, l'ultima incarnazione di cui brevissimamente vorrei riuscire a dire, vai avanti, è quella che vediamo in questo, che non so nemmeno se è un noir, ma qui ci sarebbe un lungo discorso sul surgenere da fare. Se hai una tranquilla serata sulla spiaggia e la tua ex all'improvviso, sbucata dal nulla, si presenta con una storia sul suo attuale fidanzato imprenditore immobiliare miliardario e la moglie di lui e l'amante di lei e un complotto per rapire il miliardario e rinchiuderlo in manicomio... Mi serve il tuo aiuto, Doc.
ti conviene guardare dall'altra parte. Ma se tu sei Doc, le cose potrebbero diventare un tantino bizzarre dopo. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. È sparito. Quindi dove potrei trovarlo? Tecnicamente è ebreo, ma vuole essere nazista. E una ragazza non vuole avere delle difficoltà con quella gente. Ma hai una foto in più da prestarmi? Questo è importante, eh? Dopo beh, forse questo. Te la passi meglio con i nazisti. Cavolo! Stai bene? Sto bene. Allora? Di solito siamo noi quelli che fanno le domande. E la vostra domanda è da che parte sto? Bella domanda. Risposta sbagliata. Choto! Kinichiro! Doso! Moto panekeku! Moto panekeku! Vaga! Moto panekeku! Hai! Accordo! Hai! Mara! Hai! Ti ho colpito? Doc non sarà di certo un buonista, ma ha fatto del bene. Buona fortuna, Doc. Ok, la diapositiva. Allora, questo è il vizio di forma. Paul Thomas Anderson è forse un noir 2.0, non lo so cosa sia. Qui abbiamo molti elementi: c'è la femme fatale, c'è un detective, c'è l'intrezzo di polizia, la polizia è corrotta, eccetera, eccetera. Che cos'è che c'è interessante? Qui, naturalmente, l'elemento drammatico tipico del noir classico svanisce, c'è una grandissima ironia, leggerezza, ma siamo soprattutto negli anni 70, o meglio nel 1970. Allora qui succede che lui da detective è testimone finale del sogno hippie, del sogno cioè di chi vuole una giustizia pace e amore per tutti, difesa dei più deboli, l'immaginazione al potere, eccetera, eccetera, eccetera. Lui di questa cosa non è pienamente consapevole. Per quasi tutto il film Doc Sportello è fatto, completamente fatto, fuma dall'inizio alla fine, e non capisce cosa sta succedendo. È veramente dentro, lì non c'è nemmeno l'elemento tanto della passione. Lui naturalmente è ancora innamorato della sua ex ragazza, lui non è un elemento molto iroso, non prende a pugni nessuno, ma ha un altro vizio che è appunto quello della droga, che è l'altra grande, cioè quella passione che in realtà ha tenuto lontani i sogni dell'America, del sogno americano, e del sogno di pace e amore alternativo al sogno americano, li ha tenuti prigionieri per troppo tempo. Lui, c'è una dialettica interessante qui. Allora, lasciate, questo è un elenco di cose che volevo dire, ma dico il succo della cosa. Il succo della cosa è che in questo film lui alla fine fa la cosa giusta, che è quella di non ottenere molto denaro per il fatto che lui si è ritrovato con una grande quantità di droga nel bagagliaio e potrebbe ottenere una grandissima quantità di denaro aiutando i criminali a ritornarne in possesso. I criminali in realtà sono le istituzioni, ma chiede invece il riscatto di un amico, di nuovo, da una condizione di asservimento in quanto informatore dell'FBI. Ok? E Owen Wilson, c'è tutta una trama. Lui lo fa senza aver capito bene che cosa è successo. Lo fa perché quello è un amico, perché ha visto quella scena che vi sottolineavo. Quella scena era la scena in cui la moglie dell'amico informatore dell'FBI gli mostra la foto della bambina che hanno avuto loro insieme e che loro hanno cresciuto essendo completamente fatti di eroina per tutto il tempo. E la bambina era conciata molto male, lei gli porge la foto e dice: l'avevamo ridotta così perché assorbiva eroina mentre io l'allattavo. Lui la guarda e fa "Ah!" così, con quella scena bellissima, che è fantastica. Quello è il senso di giustizia che lui ha. Il suo senso di giustizia è un orrore. Ed è un orrore per quello che si può fare a una bambina in forza di quel sogno psichedelico che ha fatto due gravi danni. Uno, ha rovinato un'intera generazione. Due, ci ha tenuti lontani dal tentativo di essere politicamente efficaci nel
portare avanti i nostri sogni, nel portare avanti quegli ideali, e di lasciare strada invece a chi? Agli yuppies invece che agli hippies. Mi spiego? Cioè, di lasciare strada a quello che è venuto dopo, agli anni '80, a Gordon Gekko. Quindi questo messaggio mi sembra dica di nuovo: c'è un senso di giustizia universale che qui non appare al detective Sportelli in forza di una lucida razionalità, ma attraverso l'uso di una privatissima ragione, che è quella di riconoscere l'amico e che gli fa fare la cosa giusta nonostante lui non stia capendo veramente nulla di quello che sta accadendo, e che quell'intreccio in fondo lo supera. È l'intreccio della società corrotta nel suo insieme, che lui in fondo non capisce e si sente estraneo. Questa estraneità gli consente di vedere la verità, anche se poi, per l'appunto, purtroppo quella verità si è persa proprio perché l'astrazione, il sogno psichedelico lo ha tenuto tutta quella generazione lontana dalla realtà. Non tanto dalla presa del potere, ma dalla lotta in senso proprio, o dalla lotta dentro le istituzioni, dalla ricerca autentica della verità, insomma dall'impegno concreto e fattivo. Naturalmente poi qui si aprirebbero molte discussioni, però questa è la cosa che mi interessa. Cioè, l'elemento noir è sempre un elemento sociopolitico oltre che morale, ed è l'elemento appunto per cui la morale richiede la commistione con le passioni, con addirittura una specie di sospensione della ragione troppo lucida per esercitare una ragione più universale di quella che è la ragione istituzionalizzata. Ok? Spero che sia arrivato il messaggio. Grazie. È tardi, ma qualche domanda spero che la vogliate fare, soprattutto Alessandro. Qui in realtà devo fare la diretta. Avanti. Io ho capito in generale come l'avete usato, ma volevo chiedere se riuscite a ridarmi una sintesi del concetto di surgenere e darmi una sorta di volevo solo chiedere che se era possibile riavere una sorta di sintesi formale del concetto di surgenere, che ho capito come è stato usato, ma non riuscirei a rispiegarlo, quindi volevo una precisazione solo di questo tipo. Sì, la definizione di surgenere io non la saprei dare, ma tu sì. Ma in realtà ora non me la ricordo bene. No, il tema, diciamo, del surgenere l'ho affrontato in questo libro che è quello di cui parlava prima, e si arriva al tema del surgenere dopo, diciamo, aver argomentato tutta la questione relativa al pre-periodo classico, a quello che dicevo prima, alla parte poi della New Hollywood, eccetera. Charles Derry descrive questo genere ombrello e lo fa, in realtà definisce questo genere ombrello come, e lo definisce non noir, lo definisce crime movie, che è una cosa di cui scrive anche Venturelli in un saggio all'interno dei libroni sulla storia del cinema americano, quelli dei Einaudi. Siccome io non sono d'accordo su questa definizione di Derry del crime, perché è una definizione intanto che non tiene conto di una distinzione del cinema classico, dove il gangster movie era totalmente separato dal genere noir, e non tiene neanche conto, se diamo retta a Panofsky, degli incunaboli di genere, perché lì c'era il gangster etnico addirittura, e quindi questo è un aspetto diciamo che secondo me va rilevato, no? Però Derry, descrivendo il genere ombrello, in realtà fa un lavoro interessante, perché ci pone nella condizione di poter dire che il noir, con tutte quelle invarianti che abbiamo detto sopra, in realtà attraversa altri generi, e attraversa altri generi, ora qui
cioè è proprio un'altra, sarebbe un'altra ora di discorso, attraversa altri generi che da un lato nel corso del tempo dopo il 55 resistono in parte come generi essi stessi, ok? Dopo si contaminano in una altra condizione che non è già la favolizzazione di cui si parlava, ma proprio una sorta di quella che la critica italiana degli, una parte della critica italiana degli anni 90, Segnoscino soprattutto, definiva il neobarocco, quindi l'ingressione del postmoderno cosiddetto, no? Allora, siccome io ritengo che il noir comunque, al di là delle questioni stilistiche, non del noir, cioè di affrontare il tema della questione stilistica e esclusivamente a, se leggendo un testo filmico, non è sufficiente, e siccome ritengo che come dire, il noir abbia tutta una serie di implicazioni che stasera non c'è stato modo di poter sciogliere, di poter dire, perché per esempio non abbiamo parlato di tutta la parte dell'individualismo democratico, che è insomma tutto il discorso che in parte ha affrontato Roberto, ma che non abbiamo, che insomma ci sarebbe da dire molto di più. Ritengo comunque che questo tipo di invarianti che caratterizzano il genere abbiano nel tempo come dire, contaminato altre prospettive, che sono appunto quello che dicevo prima. In questo senso il surgenere è non tanto il genere ombrello che ne tiene altri sotto, come dice Charles Derry, ma è in parte il contrario, cioè è colui che fa questa ingressione dentro gli altri generi. In questo senso è un surgenere, cioè sta sopra a quello che è la divisione dei generi cinematografici. A maggior ragione, siccome Rick Altman ha scritto ultimamente un libro sulla semantica del cinema e tutto quello che riguarda la scomparsa dei generi, a maggior ragione questo è necessario. Cioè noi dobbiamo necessariamente stabilire che il noir non è più quello che è stato definito e codificato come genere classico, ma è un surgenere perché ha questi precedenti, perché ha questo, e perché nel momento in cui la critica americana più avveduta parla di scomparsa dei generi o di ingressioni fortissime, noi dobbiamo stabilire che ci sia un termine che distingue il noir da altri generi cinematografici che sono morti, che sono andati a perdersi, che sono entrati in rivoli diversi e che genericamente, come dire, non vengono rappresentati non solo dal punto di vista stilistico, ma anche da un punto di vista, diciamo, di adesione alle questioni della società. Cioè oggi sarebbe assurdo se tu riproponessi il genere western in certi ambiti e con quella compattezza, è chiaro, mentre per certi versi puoi farlo con il noir. Allora, e non è un caso che se voi andate a guardare, ci sono delle cose, qui si parla anche di western, ma in parte diverse, ci sono delle cose che sono costitutive della cultura cinematografica americana e sono il detective e il cowboy. Tu questi due aspetti, per non, cioè, a parte la questione del surgenere, per andare, diciamo, a sconfinare un po' su un'altra cosa, sono due elementi sostanziali, o meglio, fondativi della cultura degli Stati Uniti. La frontiera, la città e la campagna, così capiamo tutti e non ci stiamo a pensare. Però non è, vabbè, cioè, proprio per strizzare, perché sono le 11, ecco. Detto ciò, se voi andate con la testa a riguardare alcuni film, è pazzesco. Il Grande Lebowski,
c'è un detective, è il grande sonno di Marlowe, il grande Lebowski, no, sostanzialmente, cioè è la stessa identica storia. I Coen hanno preso il grande sonno e l'hanno rifatto con Lippi, che è il detective, prima di Paul Thomas Anderson, 10-15 anni prima. Allora, che cosa fanno lì? A parte che tutti i film dei Coen iniziano con un incipit che è una voce fuori campo, e va bene, quello è un altro discorso, però c'è una voce fuori campo. La voce fuori campo dice: siamo nel 90, c'è Saddam, è cattivo, e noi abbiamo a Los Angeles, nel posto più bello del mondo, un tizio che si chiama Drugo, con questa traduzione infame che è stata fatta in italiano, che è Dude in realtà, che il Dude era legato a il Via col Vento, vabbè, cioè i John Wayne, va bene, tutta roba che noi non sappiamo per le nostre infami traduzioni, e quindi perdiamo anche le connessioni storiche, non solo all'interno di una cultura che è il cinema, ma anche proprio della storia di quel paese. Chiusa questa parentesi, lì c'è questo qua che cos'è? È questo incipit di un tizio che dice questa roba. Poi, siccome all'epoca c'era ancora lo stop tra il primo e il secondo tempo, questa voce acquisisce una faccia, ed è il cowboy. Ed è un cowboy che dice: ma perché dici così tante parolacce, no? E che è lo stesso che arriva alla fine del film, ok? Allora, questa roba, e lui gli dice: ma non sei più credibile, cioè, è chiaramente metacinema, no? È evidente, i Coen stanno dicendo: è il genere che possiamo recuperare il noir, non possiamo recuperare il cowboy, però diciamo, siccome fa parte della costitutiva della storia di questo paese, dobbiamo almeno fargli fare qualcosa. Ok, farà la voce fuori campo per introdurre il piccolo Lebowski, cioè quello povero. Ma se voi andate a prendere Mulholland Drive, ragazzi, lì, cioè, quando lo pseudo detective deve andare a svelare qualcosa che non si sa, di notte, al buio, va in una specie di circo di rodeo, e chi ti incontra? Un cowboy illuminato da un fascio di luce, con questo occhio di bue che illumina solo il cowboy, che dà delle informazioni che nessun altro poteva dare. E se te vai a vedere Ave Cesare, chi è che scioglie il mistero? Cowboy. Un cowboy che è detective, perché sta cambiando genere, è chiaro? Allora, cioè, che cos'è se non un surgenere il noir? Cioè, è una roba che fa parte costitutiva della storia di quel paese, che la critica italiana e francese non conosce, o meglio, ora sto diventando, mi imbizzarrisco a quest'ora. Allora, e che quindi bisognerebbe cercare di analizzare in maniera un po' più approfondita. Ecco, finiamola così. Una domanda su questo: tu diresti che il surgenere noir porta con sé, quando contamina le altre cose, quando compare, porta con sé una certa idea di giustizia dentro ai vari, nei film, cioè che è l'esigenza di, è la una delle figure dell'esigenza di giustizia al di sotto delle istituzioni, tu diresti? No, ma assolutamente sì. Cioè, non... cioè, allora è il genere, capito, che fa questa figura, non l'eroe più, ma è il genere. Sì, 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 ma cioè, senz'altro, cioè, l'eroe non esiste nel noir, nel senso, no? Cioè, l'eroe è chiaramente, come hai detto anche tu, un anti-eroe, il punto del cioè, voglio dire, Marlowe di Altman, che è un detective, cioè, no, non no. È un detective, sì, ma cioè, non è credibile, dai, cioè, non, ma proprio minimamente. E che cos'è il André Bazin ha parlato di Bogart in maniera mitica quasi, no? Però in realtà che cos'è poi il personaggio, no? Cioè, sì, questo individualista, ma in realtà, come si diceva prima, cioè, è un personaggio ruolo, cioè nel senso che corrisponde esattamente a quello che è il mandato del noir. Mm-hmm. Mi spiego? Cioè, è totalmente
come dire, legato a quella che è l'individualità tipo necessaria in, quella roba, in quelle invarianti lì che abbiamo detto. E comunque una cosa fantastica che voi troverete e che a me piace molto nel noir classico è che fumano tantissime sigarette e io ora vorrei andare a fumare. Va bene, allora accogliamo questo, ti ringraziamo Alessandro. Grazie a voi. Appuntamento a martedì prossimo, 22 marzo alle 20.30, Antonello Sarno e un'intervista esclusiva solo per noi di Pupi Avati. Bello. Comunque se volete si possono fare domande qui per le scale. Fuori, fuori anche. Martedì.